ci siamo, eccoci qua di nuovo live. Stasera ci riproviamo, sì, vicino qua così sentono dal microfonino. Vai alla tua postazione, però ce lo facciamo comunque in coop questa sera qui su Tana Exp. Continuiamo con la beta access di Diablo 4. Siamo appena sbarcati, ma appunto, Oggi dovrebbe essere l'ultimo ecco. giorno dell'anteprima, la beta access, dopodiché dovrebbe esserci 25-26. Sì, e Ci poi dovrebbe se ne essere il 4-23, riparla poi se ne riparla poi. sempre, quindi bisogna approfittare. Quindi vediamo su qua il gioco. Io direi, guarda, vai alla tua postazione così vediamo subito se i mic funzionano. Un attimino. Ciao, 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 ciao. Fa vedere se si sente, se parlo normale. Perfetto. Eccomi, a me senti? Posso avvicinarmi, allontanarmi? Eccomi, sì. Non so che cosa dire, però vabbè, si sente il microfono. Io ho il mio personaggio qui davanti a me, Robin Scebotsky. E io continuo a parlare, continuo a parlare, continuo a parlare. Perfetto, io direi che dopo questa simpatica gag dell'ascoltarci tramite il cellulare possiamo iniziare. Mi sembra che ci sia veramente tutto. E che impressioni? Tu mi senti, Eva, in cuffia? Sì. Perfetto. Sì, ti sento. Ti ho su Discord. Allora, io qua ho il mio bel bardo, il mio bel barbaro. Il mio perra barbaro che è veramente un frenetico, super veloce, attacca molto molto velocemente, ancora non ha sbloccato la seconda abilità, però conto che oggi sia il giorno giusto. E piccola, tu Siamo invece pronti? continui sulla maga, guarda, è bella, che Io bei sono vestiti che c'hai te. incantatrice. Allora, vedo che sta un po' scattando, però devo dire Stai che in sono in carica? carica. Sì, è in carica. Quindi vediamo se è una questione di connessione o se è una questione di timidezza. O vediamo se come va nel gioco, semmai abbasso dopo. Quindi io diciamo che sono... Ah no, beh, adesso l'ho cliccato. Sì, ora ci siamo. Ricordiamo che stiamo in corsa per l'obiettivo di 10 abbonamenti per questo mese, vediamo se lo superiamo. E siamo 70 follower, quindi siamo a 61 follower, andiamo per i 70. Un passo alla volta, ricordatevi di fare il Prime, se c'è del Prime, di followarci se ancora non l'avete fatto. Noi siamo molto contenti di continuare insieme questa avventura. Bene, bene, bene. Qui abbiamo Rabarbaro. E direi iniziamo la partita così ci uniamo. Che dici? Yes, perfetto. Mamma mia, che emozione! Veramente Siamo tanto in tempo coda, che. addirittura in coda. Però è entrato Ale. direttamente. È entrato veramente facile. Prima ho riprovato a Yes. fare un accesso, ma non ci dava questa velocità di ingresso. Molto bene. Ciao, Oh, Susi! Ciao, subito così, Susi! aiuto. Ciao, Questa Susi! macchia non so Oh! manco chi sono. Ciao, Susi. Susi, ci picchiano! Facciamo un po' distruggere. Susi, ci picchiano malissimo! Ma questi non l'avevamo già fatti fuori, tra l'altro. Vabbè, ma questo è tipo... Mori, guadagnateveli. Allora, Allora, io devo come si ricordarmi... faceva? Collezioni Contatti. Che vuoi sportarci? Avere i Allora, modifici sussurra, compatibili questa con gli effetti. aggiunge i preferiti, era sicuramente aggiunge i preferiti. E poi richiesta di entrare nel gruppo. Non me ne può fregare di Ah, meno del perché noi gioco, dobbiamo però entrare mi insieme, mancate. giusto? Ciao sorella, sì, certo che un sacco non ci vediamo. Guarda, noi siamo fusi esauriti e quindi abbiamo deciso di rimanere a casa alla grande questi giorni, ma soprattutto abbiamo fatto un sacco di materiale per una roba che poi Abbiamo racconteremo. registrato un Di sacco di musica. brani, un sacco di roba. Sì, e quindi ecco, sicuramente appunto usciranno un sacco di cose Devo interessanti. E rispondere a te? poi c'è No. questo gioco, Lo aspettiamo da un sacco, da tipo 3 anni. ci incanta. Fatto. Ale, richiedimi l'amicizia che... Ok. Poi dall'altro Susi, Accetto. grande sostenitrice, trasferisciti ora. Ah, vieni tu da me, nel mio mondo bestiale. Arrivo subito nel tuo mondo, piccola. Ci
andiamo Poi a veniamo dal scoprire. gioco di Hogwarts in cui non potevamo giocare insieme, quindi adesso finalmente possiamo tornare Sì, tra l'altro qui a abbiamo la squadra. coppa. Oddio, mi ha Ma tu spawnato chi stai? Infatti lontanissimo. Arrivo. non ti vedo per niente. Arrivo, arrivo. Ammazzo due così nel E tra frattempo. l'altro, Hogwarts Legacy, abbiamo il problema grave che a me non funziona. E quindi vorrei tanto, tanto, tanto giocarlo, ma non c'è storia. Intanto tiriamo Vabbè, giù dove qualche sei finito? lupacchiotto. Che mi ha rispawnato allo shelter all'inizio. Quindi stavo ammazzando dei Ma fraggi che no, se non c'è. sono morta, considerate. Com'è No, possibile? perché non puoi ricordati che non puoi mettere pausa perché ti continuano ad attaccare Sì. tutti. Ok. Maledetti. Quindi c'è il villaggio che ti sta attaccando, piccola. No, vabbè, ero andata io avanti. Ma ti vengo a salvare, piccola. Ah no, ho bisogno di essere salvata, ma ora sono. Ecco, ok, era un No. fantasma. No. Sono di nuovo viva. Sono di nuovo viva. Però mi dà che c'è la battaglia perché ha tirato fuori delle armi. Che Che ti devo dire? te Mi sto a devo fare i cavoli dire? miei, però. Io vorrei entrare nel villaggio, ma non posso. Dove devo andare? Come non puoi? Oh, ti Vengo io da giuro. te, io non so dove Oh, sei. oddio, l'ho rotto un'altra volta, guarda. Tu dovresti. Vacanta, ti vedo. Sono qua, anch'io ti vedo. Oddio, siamo così vicini ma così lontani. Aspetta, qua ci sta. Perché Da quale altra entrata potrei entrare se non da lì? siamo in due mondi diversi? Oddio. Oddio, Ma iniziamo cominciamo col coi bug. Noi bug. dobbiamo fare un No, canale dei bug, cioè. vabbè. No, Oh, dai, aspetta. magari so io che non ci riesco, cioè, qua aspetta. Hai visto dalla mappa bene? C'è una porta, pure io in effetti. Allora, Forse lì dobbiamo devi andare. parlare con qualcuno. Parla col tipo. Parla col tipo. Io non Parliamo col posso tipo. entrare. Interagisci con Ti dico Joseph. quello che dice. Guarda, sta dall'altra Joseph. parte, vai. Pazzo, quegli eretici mi hanno drogato non appena sono tornato né dalle rovine come te. Ah, stessa storia. Ho ripreso i sensi e sono fuggito. Ho cercato di entrare nella cappella, ma era chiusa e vomito. Vi giuro, vomito. Sto vomitando. Bene, andiamo molto bene. Aspetta che inquadro, vengo a vedere lì vedere che cosa. No, a me non sembri. No, Non si vede che vomito? non si vede, stai Ho vomitando. petali di sangue. Ma che sta succedendo? Devono avermeli fatti mangiare. Eh sì, saranno i petali quelli che hanno tirato fuori prima. No. Ma te già l'avevi fatta questa cosa? Mannaggia. Vabbè, Ale, mi dispiace. La Veramente chiave potrebbe bugs. averla quella donna. Salta conversazione, ragazzi, perché. Oh, mi sa che ora apre la porta. Eccolo. Ciao ragazzi! Olè, ci siamo. Ciao ragazzi! Ricompensa. Fa super piacere rivedervi, ciao ragazzi! Intanto mi sono armato della roba interessantissima. La chiave Ciao, pure. voglio tornare un attimo dal tipo. A parte dobbiamo andare giù, ma poi volevo vedere se c'era il curatore che è sparito. Vabbè, perché erano tutti degli infami, quindi sono spariti, se ne sono dati proprio. Ah, ma che ci avevano fatto? Sì, ci avevano Ci hanno distrutto. ubriacato, e ci hanno dato la missione. Poi Joseph ci ha Only fire can salvato. cleanse the darkness Solo in il me. fuoco può purificare Have a look questo. inside, Devono anche hurry. dall'interno, ma. I Oh, will ma. prepare the torch. Un pochino veloci le scritte. Voi che parla in inglese, ma seguo una cosa o l'altra. Tu, piccola, ci sei? Stai sperando? Sto Vengo arrivando, a sto arrivando anch'io. vedere. Oh, io pure ci sono Devo visto un. parlare con Joseph. Guarda, c'è la porta qua, interagisci. Se vuoi entriamo. No, devo parlare prima con la porta. Con Joseph, Devo insomma. parlare prima con la. Parla con la porta e poi parla con Ah no, non Joseph. lo devo fare veramente, ok. A No, posto, andiamo. vai, facciamo. Questa porta è bloccata, devi trovare la chiave prima di poterla aprire. Ah no, sì, può essere. Devo parlare con Joseph. What are you doing, Looking Neves? for the town priest. He stopped sending Ah, ce l'hai, tithes il and I sottotitolo? came Ah, to ce l'hai in find out italiano. why. In italiano, sì. As I neared the village, I sensed the darkness around Io the ora posso ruins. aprire la porta I perché ho went to parlato con investigate. Joseph. Qua tutti e Io due dobbiamo fare found tutto, the mi sa. priest's ma sì, body. tu facciamo tutto, non so come Demons. sarà poi il discorso. Foolishly, I took shelter in Sei their vest and entrato? ate their food. Sta You know the rest. finendo il video. Ok, entriamo, facciamogli vedere chi siamo. Oh, quelli che sono, petali? E questo è dove hanno fatto la cerimonia, dove ci hanno trascinato come bestie. Oh mio Dio. E si vola tra i petali.
Vedi, hanno mixato tutta la storia così, alla faccia all'isometrico. Cioè, una roba interessante. Poi ricordo, stiamo guardando tutto in bassa risoluzione per far giocare e avere una qualità decente, cioè che non scatt... fare in modo che non scattasse. Sta succedendo? Sembra come un ricordo. Madonna. A me le chiese fanno un po' paura, quindi capirai. Il signore sta dicendo messa. Shameful. Mamma mia, stiamo benissimo. Our father has granted you a path to salvation. And yet you stray from it at every Ma parlano in inglese con opportunity. l'accento You drink, perché you si stanno gamble, sforzando di parlare you inglese. covet Non and capisco. steal. Shameful. Vergogna. Shameful. Oh, la risposta. Infatti, sì, si sembrava tedesco, cioè non si capisce perché non parli tedesco a sto punto, tanto i sottotitoli comunque ci sono. Vabbè, bello. Vabbè, ma si sa che parlano tutti San Valentino. inglese. Sì. Is their birthright? Mamma mia, tutti. Cioè, questa è l'origine. Ma di che io non mi ricordo nulla degli altri diavoli. Sussulto. My children. Signora degli Mamma inferi. mia, oh, Lili. Lilith. Our world. Salvation lies Sì, in lei c'è dim un light. equilibrio. But in you. Loro adorano. The faith has taught you to deny your heart's desire Ti ha and imprigionato turned you dentro into a di te. prisoner within yourself. È malefica. C'è Break salito il the beat. chains and discover Guarda la devozione who della you nonna are con gli occhi meant to azzurri, be. cioè, mega devota. Break the chains and be Che beautiful paura. Ti Ti immagini scena? Oh Sorrisetto. santo cielo, eccala. Ho detto che era più Oddio, devota. eccala. Resist! Resistete, non Resist c'è. your temptation! No! Vabbè, è andata così. Subito. Guarda come ha resistito forte. Ma però. Ho Mommy, it's me. dato alla luce tuo I figlio. brought In che your child into senso? Sono this protestanti. world. Quindi i sacerdoti Lui invece è solo un partoriscono. assassino. No, vabbè, veramente cruento. Estremamente cruento. No, vabbè, dai. Ma Sacrificio di sangue, Lilith. no. Ma dai, Vani. Mio Dio. Cioè, comunque pensare che domani non possiamo più giocarlo è Hai allucinante. capito, Ale? Cioè, They dobbiamo have approfittarne. awakened, Mother. The first of many. Dirigiti alle steppe Go to the aride dry e continua steps a and continue your preparati. Perché questa è la bad access. Praticamente è My true world un'anteprima della bad awaits. access. La bad access si può giocare dal 24 al 26 marzo, quindi noi stiamo giocando in You anteprima, poi came ci through. potremo giocare Thank the 24 light. 26 marzo e poi solo a giugno che esce il gioco veramente. Sotto esame di stato, capito? Quindi Capito vabbè. Susi? Cioè, quanto ci potrò giocare? Parlo con You Joseph. Vai, vai, Joseph ci collapsed inside. ha raccontato un sacco I di cose thought the darkness interessanti, had lasciamo swallowed fare. you. I Scesa al dragged you here and quadrato. put this cursed Non place to so the torture. What fortissimissimo matematica, happened quindi to you guarda, in there? ci proverò. I saw a vision. A horned demon. She said the lords of Dobbiamo hell fare are qualcosa coming. alla cattedrale. Questo è il She wanted mio to livello di. Mi help the dispiace che people non sia in survive. italiano perché me li godo di meno, però Help vabbè. them. Vabbè, però sono tutti She called Facciamo them del her nostro me. children. Sì, quello Ma è sì. difficile leggere Non tutto come quanto. Tantem. Sì. Her mother. Allora, dobbiamo andare. Vabbè, è Mommy. un'ascesa poi, però è allo stesso tempo, No. eppure tipo. It cannot be. Cioè, l'hai aspettato I must tanto? report to the Giocaci un cathedral. po' e poi. Cioè, sono dei geni del Listen. There is a marketing, hermit questo è to the northeast. il discorso. Beh, non è che te A lo puoi man finire of tutto, penso, non questionable sarà loyalty. tutto Ci tutto. sarà He knows qualche of the forbidden. invasato che He sta might be provando a useful to farlo, us. Ma Bring che è tutto aperto, him cioè to the tutto fino alla cathedral in fine, tu guilty dici? of a Magari crime. no. And you will be in the I light's really don't know. Dovremmo scoprirlo stanotte.
Va bene, andiamo. La mappa, dove ci vuole portare? Allora, preghiera per la salvezza. Intanto ci ha dato XP. Non so. Non so. Non so come si centri. Non so. Trova la capanna dell'eremita. Forse perché non lo possiamo sapere. Allora, intanto mettiti il medaglione che ci ha dato. Che comunque è il girocollo della penitenza. Che bello, hanno lasciato lo stesso lettering degli altri giochi. Ma anche il menu è molto, molto, molto simile. Perizia, cos'è perizia? Perizia con le armi. Uccidi, guarda, se vai sul menu. A me ha sbloccato perizia. A me no. Non so che dirti. Tu a che livello sei? 5. Pur io. Perizia sciamano. Arsenale doppia arma. E come? Quando usi ascia, probabilità di colpo critico è del 0%. Ah, sono i talenti, quello che erano i talenti. E perché io non ce li ho secondo te? Questo è veramente strano. Nessun titolo, profilo. Boh. Abilità invece, c'ho un punto abilità. Allora, io ho iniziato ad attivare questo. Quando frenesia aumenta la velocità d'attacco del 7%, genera anche 2 di furia aggiuntiva, che è comunque utile. E se fai... Ah, se vai sull'albero delle abilità... Puoi scegliere quando vai alla terza scelta da quella principale base o una o l'altra. Cioè, è difficile spiegartelo. Se lo ti giri lo vedi. Vedi, tu c'hai l'abilità base, poi frenesia rinforzata. Poi se io vado su uno, mi dà X sull'altro. Ok. Quindi io a questo punto in realtà mi darei un altro attacco col tasto destro. Colpo poderoso, 10 furia o a fondo? 25 danni sono cifra, quest'altro? 25 danni. Colpo poderoso, colpo rinforzato. Vabbè, tanto bene o male. Un bel affondo. Affondo, mi piace affondo, vai. Affondiamo, l'abbiamo messo a destra. Perfetto. Qua poi c'è eccellenza, questa è un'altra storia. Va bene. Allora, colpo base buono ce l'abbiamo. Ora dovremmo fare. Tanto in partita. Dove stanno le missioni? Boh. Ma già sta. Ok. Partita opzioni, no? Questo è... Ok, l'abbiamo visto. Questa è la perché chat. Perché ha aperto la perizia, a me no. Abilità. Incredibile. Questa è l'albero dell'abilità. Questa è la mappa. Ah, pure con Jay mappa, ok. Le missioni, no? Collezione. Partita, no? Mica ho capito. Tu hai capito come trovare le missioni? No, vabbè. Così è l'avventura qua. Ma questa è sempre chat. Mi fai rivedere perizia. Mi fai riguardare perizia. Qua abilità. Delle armi? Magari è del barbaro. Delle armi, sì, questo. Sì. Boh. Io ho più armi pure, Lo so. E niente, dobbiamo andare. Essenzialmente è molto scriptato. Secondo me dobbiamo semplicemente seguire intanto la via. Andiamo per la via. Che cosa scopriremo? Dai, un bel. Ci sono gli altari di Lilith nascosti. Oddio, te li ricordi? Aspetta, sì. Un attimo prima di partire a bomba, che abbasso la mia qualità, se no non riesco forniscono te. Vabbè, insomma, gli altari che danno del buon loot. Sfrego già le mani. Non vedo l'ora di provare il mio affondo. No, a me devo dire che gira bene. Questo è l'altare di Lilith. Interagisci, ce l'abbiamo qui davanti comunque. Quando ci arrivo. Sei. Sì, ho voglia. Come si abbassa qua? Risoluzione.
Deve andare su grafica, ci sei. Prestazioni. Sotto. Alta, metti media, tanto dovrebbe già Va andare molto meglio. benissimo. Salva. Aspetta, Top. Yes, aspetta, vai. aspetta, torna un po' indietro, qui c'è un altare di Lilith. Vado, ci Sì, interagisco? ti dà esperienza. Scoperta degli altari, visualizza le sfide. Allora, uccidi un nemico con un'arma contundente a due mani. Ok, sono delle sfide che ci dà, penso, in Le questa vedi dalle mappa. mappe? Eccolo, ma l'hai visto come si vedono le sfide queste? Ah, dalla mappa. Che Eh sì, vedi io ce l'ho qua. con. Ah no, nella Vieni mappa alla devo tua premere mappa Q. e vai a Nella destra. mappa devo premere Q, ok. In cerca di risposte, ok, adesso è più chiaro. Non l'avevo vista. Top, diario. Mamma mia, ormai parliamo anche nello stesso momento, le stesse cose. Oh mio Dio. Ok, andiamo avanti. C'è un PC, cos'è? Siamo in cerca di risposte, cuccia. Prima della missione ufficiale ci facciamo un dungeon? Vai, voglio provare a fondo. Mio amore, spacca tutto, brava, così ti voglio. Spacca, cuccia, con le due mi. Spacca tutto. Oh, questa mi piace, me la prendo subito. Come fai? Oh, c'è gente. Ciao, gente! Mamma mia, mi affondo, come picchia. Ciao. Tu che fai tutto da solo? Te non crepi? Mi piaci troppo, cucciola. Troppo piacevole. Wow. Chissà dopo 70 ore Per di gioco come niente, si. così. Era una cantina, era una cantina. Mo. Cioè la corona dell'errante però. Io non vedo proprio. Io questo non ce l'avevo, mi ha dato Io un non bel c'avevo elmetto. niente. Ah, ok, te non c'avevi proprio la corona. Tu non c'avevi l'elmetto? Io sì, ce l'avevo. Io non ce l'avevo. Adesso c'è un bel elmetto, per esempio. I guanti. Salgo. C'è 10 d'oro. Ma guarda tanta roba. Magari tutti i giorni cantine così. Cioè. Boom. Siamo fuori. Guarda quanto sono più barbaro ora. Andiamo a cercare risposte su? Bello, tutto molto chiaro. Stivaletti, stivaletti, non so se ti ho dato pure a te E non dell'ultimo. trovo asi. Oh, che fanno questi frag cattivi? Io ho Muoiono, dei purtroppo. pantaloni. C'ho Questi meglio, delle questi meglio. protezioni per gambe che immagino siano pantaloni. Così si ne chiamano. Tu non ce l'hai le tue protezioni per gambe? Oppure io trovo delle protezioni per gambe. Eh no, potrebbero pure essere solo le protezioni dell'armatura. C'è gente qua, per gente intendo mostri. Arrivo Ma li ho subito! inceneriti. Mamma mia, inizia a diventare OP subito la mia cucciola, subito. 2 secondi ed è OP. Ti giri e è OP. Oh, qua c'è roba, stivaletti. Oh, questo è grosso. Sembra cattivo, ha un orso solare. Oh, non mi hai Polare. preso. I gambali dell'errante. Oh, fra poco dobbiamo vendere roba? Che bello, ti ricordi. Ricordi che fantastica cosa, tipo vendere, fare le super armature? No, sto. Una spada blu c'è qua. Che è successo? Questa? Più 6, boom, fatto. Facilissimo Camicia di anche roba. tutta il discorso di equipaggiare. Cioè, ti dice lui direttamente molto facilmente quello che è meglio. Non so se anche dopo sarà così, però. Allora, secondo quello che ci dice Ser Mappa. Dobbiamo andare in questa zona, in cerca di risposta, trova la capanna dell'eremita. Quindi là. Ah, possiamo puntare. Col tasto destro io posso puntare sulla mappa quello che mi serve. Cioè il posto che voglio andare a esplorare. Io vorrei andare a esplorare qua. Bene. Sei pronta a esplorare? Vai, ti Mia seguo. avventuriera. Oh. Io non vedo tutte queste cose qui Santuari dentro. possono fornire potenziamenti di breve durata. Molto bene. Ah, tipo questo. Ci sono robe, eh? Sì, pantaloni. Sì,
siamo degli accattoni sostanzialmente. Sì, mi ha sempre fatto ridere. L'hai attivato? Perché no. Quando lo attivi, no, quando lo attivi dobbiamo andare dai mostri. Ci saranno dei mostri, capito? Da qualche parte. Individuiamo un attimo i mostri. Boh, saranno qua a destra se quando andando qua giù. Eccoli. Vai, corri. Oddio. Tieni. Ciao, cari. Mori. Ciao, ci sono anche dei simpatici zombetti. Gli zombetti. Non sono molto resistenti questi zombetti. Oh, tu fai un danno aria incredibile. Ma perché tappa? Questa cosa, dai, dobbiamo andare. Oh, ma io devo prendere delle protezioni per gambe. Dai, su. Ma dai, è già andata. Ma sì, è per una run, giusto? Qua c'è qualcosa, c'è una griglia. È la cantina di prima. Ah sì? Ok. Ah sì. Qui sotto non abbiamo esplorato. Ciao ragazzi! Io volevo conoscervi da vicino perché comunque penso che siete una combriccola così in mezzo al bosco, capito? Molto carini, simpatici. Hai visto gli accoglienti, cucciola? Subito, si sono catapultati proprio a conoscerci. Dentro non stavano così tranquilli qua. Tua abilità per un nuovo, per avere un terzo potere, una terza magia. Il problema è che non posso fino a quando non guadagno 7 punti abilità, quindi mo c'è un attimo bloccato, ma non vedo l'ora di... Secondo me alla capanna dell'eremita possiamo vendere, ho questa impressione. Vabbè, può essere. Fino a quel punto io ho quasi l'inventario pieno, però mi piace. Sta cosa delle quattro pozze ti mette una bella angoscetta, eh? Cioè per adesso tutto a posto, però sta tutto incompito. Pozze, oro. Ma tutta sta roba dove la trovi? Io non la vedo. Oh, qua. Ok. Pozza, soldi. Vabbè, ricchissimo. Ci sono cattivi. Intervengo io con la mia mazza conchiodata. Sti frag. Non hanno. Bella sta musichetta. Sì, per ora belle le ambientazioni e musica. Molto immersive, possiamo dire immersivo. Oh, questi ragnetti? Mamma mia, amore, hai fatto un arrosto di ragno. Hai visto? Complimenti. Mica male. Altre uova qua. Sì, mi piacciono i ragni. Vai, combattiamo. Mamma mia. Beh, non vedo l'ora di sbloccare altra abilità. Pipistrelli. No, non è il momento. Oh, c'ho considera l'inventario pieno. E te capisco. Tragedia. No. Tocca iniziare a buttare roba. Valore di vendita 1. Aspetta, ci sono dei cattivoni. Come dei cattivoni, oh? Pensavo avesse shottato, invece mi aveva solo bloccato. Attraversare le aree segnate usando. Aspetta, prova a vendere due cosette di numero perché qua è tragedia. Che intendi vendere due cosette di vendere numero? Vendere e buttare per terra. Ma c'era il tasto elimina ciarpame come vecchio stile? Sì. Cioè posso segnare come... Contrassegna come ciarpame. Che poi glielo vendi. Valore vendita col quadrato, io ce l'ho. Ma non ho ancora. Ah, questi beh, quelli. Questi valgono bei soldi, oh. Cioè, stiamo scherzando. Io ce l'ho, valore di vendita 3. Guarda, ho capito. Ogni soldo è un soldo in più. Verso il successo, cioè. E lo so.
Sblocca, accetta, taglia, sblocca un nuovo aspetto dopo riciclo. Ah, questi sempre il discorso degli aspetti. Però diciamo ce ne sono alcuni molto più costosi, alcuni da 2-3 che si potrebbero pure buttare, secondo me, ti dico, questa è la mia valutazione. Sì, ha voglia, come faccio a buttare però questa altra domanda? Rilascia tenendo premuto quadrato. Cioè, non so tu, Sì. però io li sto contrassegnando quelli che costano poco. Insomma, per materiali e caratteristiche, ammazza, c'è cioè, tutto quanto un oboli, mamma mia, no, vabbè, cioè, gioco Cos'è questo? nel menu, se tu vai sulla parte materiali e caratteristiche, ti dice a parte tutti i materiali, come si ottengono, riciclare, c'è cioè, diciamo una guida, ma c'è una quantità di roba interessante che significa che ferma. È E poi ci sono le molto ampio. stat, quelle di base, intelligenza, volontà proprio del personaggio, danni, armi contundenti. E a me è sempre piaciuto Diablo per la quantità di variabili che puoi dare al tuo personaggio, a scapito magari sì della grafica, però in realtà adesso hanno anche creato mega graficone, cioè una roba veramente fighissima. Ok, io devo scoprire come buttare. Forse così butto. Sì. E cosa pure fighissima. Hanno messo ordine, il tasto ordine che te li mette tutti belli. Com'è il tasto ordina? Non lo so come ce l'hai Ah, te. si ordina borsa, sì. Ah, Siamo che ben gocce d'acqua. bello! Stupendo, sì, lo può portare. Bellissimo, bellissimo. Sì, io ho lasciato un po' di roba. Vediamo un po' qui la situazione. Ho lasciato un bel po' di roba. Allora, ho io vedo che ogni oggetto ha un potere e poi se è stata sei armature in questo caso, quindi ok, il valore di vendita è l'integrità. L'integrità perché effettivamente anche nello scorso Diablo si deterioravano le armature e tutto quanto, insomma, usandole, quindi tanta roba, si doveva pure riparare l'armatura, cosa non da poco. Cerca parola chiave. Chissà com'è. Che bello, puoi anche fare sull'albero della vita, ricerca parola chiave per quello che vuoi, tempo di recupero e te lo trova. Molto interessante. Dove ci dirigiamo? Diciamo dovremmo andare secondo me verso la missione perché io ho quasi finito lo spazio, quindi forse converrebbe andare e tornare. Se no, vediamo qua, andiamo su. Io ho lasciato un bel po' di roba. Che mi accatto io. Ma non sai se è Che meglio o peggio, tra scherzo. l'altro. Puoi se vuoi, però. Dove Ma no, non mi interessa. Il tuo charpame. andiamo? Allora, questa parte non l'abbiamo visitata. Facciamoci un altro giretto qui sopra, tanto tutte e due le parti, sia sotto che sopra, ci portano su. Vedi che qua c'erano degli amici che erano molto interessati alla nostra presenza? Comunque è vero che c'hai poche. Oh, c'è un brutto bug. Oh, chi mi sta sparando da qui dietro? C'è qualcuno che spara qui dietro? Eccolo.
ragnaccio schifoso come Hogwarts. Mamma mia, che bello, non vedo di sbloccare la rigenerazione automatica. Ciao ragni, facciamo conoscenza? Mamma mia, come mi hanno cercato male. Come mi hanno cercato male. Qui c'è del ciarpame, delle uova, un sacco d'oro. Vuoi vedere il tuo oro? Droppano un sacco di pozze. Dai, alla fine è tranquillo. Basta che sopravvive il combattimento. Ma noi non siamo... Puoi attraversare le aree segnalate usando cerchio. Sì, caricamento veloce mi sembra questa. No, mi sa che è per passare sotto. Sì, però mi sembra un mezzo caricamento mascherato. Non lo so. E qua? Vuoi andare qua sotto o andiamo su? E torniamo indietro. Sì, stavamo dentro la... Quindi dobbiamo andare qua sopra. Yes. Che è l'area dove dobbiamo cercare. Dio, ho sentito un botto gigantesco. Sì. Bel derby, giusto. Oh, che è? Una cosa oro mi ha dato. Mi ha dato una cosa oro che è 103 d'armatura. Fantastico. Ho trovato una bacca pizzicante. Ah, ce ne sono varie. Bello, c'erano queste? Trivite. Fammi pensare. La roba di pozioni? Sembra. C'erano le gemme, no, ti ricordi che c'era? Ma c'erano forse anche allora le erbe? Boh, c'erano le erbe, non mi ricordo questo dettaglio. Qua è pieno, altre erbe, trivite. Ma noi ci prendiamo tutto. Quindi che fai? Oh, unica. Che fai a Diablo 4? Se me lo chiedo, raccogli un sacco di erbe diverse. Ovviamente no. Tanto loot, ogni cosa trovi oggetti, è pieno di oggetti. Continuazione. Queste volevano poco. Il senso. Ora di qua. Questa grande ascia. No, non ho più spazio. Sto liberando un po' nella speranza di trovare qualcosina. Ta ta ta, tan tan ta. Si procede, altra trivite. Fa, non te la prendi più 7 trivite. Cioè. Sì, no, assolutamente, sicuramente è il senso. Allo stesso tempo c'era molto di meno negli altri Diablo. Dici? Sì. Ogni durante dopo tanto tempo trovavi cose, anche che fosse un semplice barile. E poi boh, cioè comunque è già una roba oro. Mazza. O non vale niente oro, perché tanto poi ci devi fare quelle, diciamo, un po' più armature. Vabbè, un po' io più fighe. Un po' di roba. Ma guarda che bello anche il personaggetto a sinistra, no? L'immagine che stiamo in squadra insieme cambia con i dettagli che hai inserito tu. Cioè, quello è il mio elmo, effettivamente. Capito? Bello. Figo. Io voglio proprio vendere queste cose. Oh, ci siamo. Oh, la baita, l'abbiamo trovata. Yes. Augurio. Is anyone here? Brava, is anyone here? Chiedi sempre tu. Qua c'è una libreria, io interagisco. Erbe, funghi, organi. No, passare. Non a scopo culinario. Ma è partito il video? Sì. Ma è partito il video. Un film di Alessio Piambarolo. Ai 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 ai. Chi è? Oddio, ma perché sempre ci vengono a cercare questi insanguinati? Vabbè, però io mi sento... La bellezza è di sentirsi anche molto forte. Io mi sento molto forte, quindi chiunque venga, parliamone. Questo è verissimo. Io mi
fare. If you're going to trespass into my home. Ah, stiamo frugando in casa sua. Vabbè, in effetti. Rifle through my things. Then at least have the decency to join me for supper. Va bene. Mangiamo. I'm bloody hungry. I'm bloody hungry. That's quite the story. I wish it wasn't true, but it is. Why did I have that vision? Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. Ah, capito? Gli hanno dato il sangue di Lilith? The blood sì. of a demon. Not just any demon. La figlia dell'odio. The mother of sanctuary. Una tipa tranquilla. She was banished ages ago. But this world questo mondo è opera sua. Un mondo di disperazione. She would come back. What does she want? Tutto. That's the question. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. A war between angels and demons. Guerra tra angeli e demoni. Serves neither side. She has her own plans for us. And me? Am I corrupted? Not sure yet. But you two share a connection. Ah. What will you do about it? Che tipo? Use it. Che tipo di roba? Find out what she's after. Sfruttarlo, capire cosa stiamo cercando. Good. Then we're in this together. Faremo da esche. Rest while you can. Then we'll start in Kyovashad. If we can't stop Lilith, we'll all be damned. Ehi, condannati tutti. Vabbè, sì, vediamo perché che se, se prenderà tipo il controllo tutto Sanctuarium vorrà. Ma lui ci fa vendere qualcosa? Magari. Lui ci ha offerto giusto la cena, dai, mettiamola così. Vabbè, buttala via. Io direi che posso mettere un po'. Aspetta, punto e qua c'è traleggiare erbe, funghi, organi. Ah no, era questo e basta. Se ci fosse qualcosa, vediamo se c'è dell'interagibile. Gli strumenti di un guaritore sembrano stati da poco. Quindi lui sembrerebbe un buono. Qua c'è qualcosa? No, niente. Va bene, scusa, era curioso, curioso. Ora ci dice. C'è una sorta di grotta sulla destra, se apri la mappa, dove c'è un passaggetto. Ah, vedi, ti dà il ping che metto io. Vedi quel lo sto mettendo io quel ping. Ma bellissimo, cioè ti posso far vedere. Oh, so piccole cose, però, cioè, io andrei lì, ecco. E io vedo il tuo, fantastico. Ti va? Sì. Cioè, abbiamo pure Joseph con noi, il soggetto della squadra. Sì, sì. Ciao cari. Siete veramente dei ragazzi simpaticissimi. Sono sicuro che andremo d'accordo. Se qua è la vostra festa, io vorrei essere imbucato. Vai, velocissimo, così, uno dopo l'altro. La mia frenesia è. No, è GDR. La GDR. Green, da picci. Dove stanno? Dove stanno? Uccidiamolo, uccidiamolo, qui dentro. Vedi? Ah no, ah, sì. È una sorta di caricamento mascherato. Però se semplicemente ti fa arrivare alle altre aree, capito in che senso? Sì. Ho raggiunto la mia destinazione. Ma quale altro click e punta avevo giocato? Sì, la destinazione era il puntaruolo che avevamo messo. Qua ci sono dei minerali da raccogliere, piccola. Arrivo. E niente, adesso dobbiamo andare qua. Te l'ho segnato sulla mappa. Possiamo passare da qui sotto. Ma ci siamo già passati. Per far raccogliere minerali, che comunque male non te fanno.
È scesa la frenesia, oh. E mi sta segnalando un punto abilità. Che bello. Vai. Eh sì, toccherebbe proprio vende. Ci siamo, andiamo giù? Sì, anche di qua. No, qua giù ci sta qualcosa, sì. Ma ci siamo già passati, dove veniamo? Se vuoi, vuoi vedere da lato? Ti seguo, piccola. I must wait. Mi fido di te. Ci siamo già passati. Ci tagliamo. Ah, dobbiamo andare sì, su. Sì, non è un vero e proprio caricamento. Siamo sempre qua. No, ti fa scavalcare, ti fa entrare più o meno in un'altra area. Non lo so, come lo vuoi chiamare? Passaggio. Ciao ragazzi. Maledetti. Maledetti. Mamma mia, che bello l'affondo. Vedete, i vari colpi che faccio li fa in... Qua c'è gente, se vuoi venire. Arrivo. C'è una festa, non mi ha invitato nessuno. Non sto vedendo qua. Io questa la chiamo almeno maleducazione. E qua non c'è la casa dell'eremita? Boh. Tu c'è l'orientamento, io decisamente no. Ma guarda, basta guardare la mappa, però non abbiamo lottato, quindi va bene, ce ne possiamo rifare un giro. In questa steppa. Oh, qua appunti sugli esemplari. Che stanno dentro? Oh, qua c'è un forziere dove sono io. C'è una protezione per gambe blu. Meno 17. Questo cos'è? Teschio reliquia. 12. 6. 10. Non c'è niente. Ah, un po' di spazio l'ho fatto. Non c'è niente, questi c'è. Questi? Valore 1. Ok. Siamo impazziti qua. Qui dobbiamo diventare, non so, più forti stasera. Con gli stivali che valgono 1. Che poi che succede? Tipo, se stai dentro staccano tutto. Qui c'era un... Ecco, appunti sugli esemplari. Questo non l'abbiamo preso. Cucciola, entra qui dentro. Mi ha dato 1500 d'esperienza. Freshly turned. An easy kill. Further south than the others. Prendili. They're spreading. E questo abbiamo fatto bene, torno indietro, grande cucciola. Bene, ora possiamo andare verso la direzione, te lo pingo. Te lo pingo. Te lo pinno? Te lo pinno. A te come sembra? È vacanta? Come ti pare questo? Sta cosa... No, ci sono degli appunti che ho da fare. Per esempio, avvicinandoti sui gambali, il fatto di non sapere se sia meglio o peggio, cioè, fa un po' perdere solo tempo, non trovi? Sì, però è sempre stato cioè, così, rispetto dai. Al 3. Ma che, anche sicuro? Sì. Oh, vabbè, un meglio o peggio ce lo metterei, sennò tu ti pegli tutti, ogni volta devi fare un sacco di lavoro. E poi mi piacerebbe venderli, perché... Però vabbè, devo anche abituarmi che potrei perdere tutto. Questo profilo non potrebbe non essere quello definitivo. È il mega inizio, cioè è normale, ancora non possiamo fare un sacco di dinamiche. Vedrai che diventerà sempre più interessante passo passo. Infatti direi andiamo avanti. Io per ora non riesco a trovare punti negativi, ma io perché probabilmente sono troppo buono anche. C'è un gruppo di nemici a destra. Ce lo facciamo?
Aspetta, ci sta. Lui vuole fare me. Lui vuole uccidere me, ma io sono piuttosto arrabbiato. Qui ci sono altri nemici. Oh, è pieno. Ah beh, così proprio. Sì, sì, io non guardo in faccia niente a nessuno. Andiamo un attimo da questi altri qua dietro? Quello a destra? Mm-hmm. Yes. Let's do it. Ah, mi dice quando ingaggi un combattimento. Yes. Andata. Dovremmo parlare con lui, però direi esploriamo ancora un po' prima di parlare con lui. Sparassare delle ultime cose. Sì, mi sta tenendo giusto quello che c'ha un po' di valore, perché sennò qua dai 18 così facciamo i ricconi. Oh, questa era addirittura meglio. Dodici pure togliamo. 70, 10, niente. Questa la vendiamo a 68. Ok. Greetings. Greetings. Vediamo un attimo che c'è qui intorno. Parliamo con lui. Vabbè, faccio qua. Ah, roadblock. Should clear up when the storm has passed. Vabbè, comunque ti dice, cioè ti dice il colore delle cose, cioè chiaramente gli oggetti bianchi, capito Eva? Cioè vedi che qua tutti gli oggetti che abbiamo lasciato sono oggetti bianchi con la scritta bianca. Capisci? Quindi sono oggetti che non valgono niente. Se invece so blu o d'oro, vuol dire che si dà paura. Si è bloccato? Che è successo? Salvo modifiche. Ok. Ora dovrebbe andare meglio direttamente. Ok, parliamo con lui? Ma sì, dai. What's this area? Che succede? Che succede? The Cathedral of Light babbling about their Holy Father. Well, he's real. An angel walks among us. Ti ricordi che c'era un angelo che camminava tra di noi? Blood will flow. Diablo 3. Ancient enemies. They'll drag the whole damn world into their feud unless we can stop it. Dobbiamo fermarli in questa faida, diciamo, questa è la richiesta. Let's not linger. Key Overshad lies just ahead. Lorat, siamo qui con te. Non c'è nessunissimo problema, faccio la scorta dal 2016. Ufficiale. Qui dobbiamo andare, eh? Sì, dai, andiamo diretti. Facciamo queste missioni iniziali così magari possiamo esplorare un pochino. Oh, to enter the city, you must first... We have no time for this. Sì, esatto. Cioè, facciamo veramente tempo queste cose. Bisogna seguire un rituale di purificazione. Ah, si sto parlando anche io con Sir Lorat. Some people take comfort in it. How dare you? How dare you? Just let him through, lad. I've tried for years to get Lorat to do the ritual. Fine, but this one stays. E fateci, vendeteci. I'll meet you inside. Chielmi, c'è un sacco di cose da vendere. Fateci, fa giocare a Diablo. Guarda, però sta qua, guardia anziana, no? Non penso. Interagisce. Comunque, a me scatta una cifra. Well, a me no.
Lord has lived through some dark days. Non lo faceva, explains why he's so cross. Però ci può stare, dai. Vabbè, metti che ci sarà veramente il mondo connesso. Certo. Allora, tavolette di cetro sacro. Procedo. Che bisogna fare? Allora, fear, anger, pride or greed. Cripples into the wood. È che sicuramente cambia qualcosa, ma io non ho capito cosa. Brucia il tuo peccato. Ah, brucia il tuo peccato. Anger, rabbia. Io brucerei, e io l'orgoglio. Vai. Questa è una terapia di coppia, in realtà. Sì, esatto. È mascherata. Va bene, pride. Ah no, che proprio superbia. Vabbè. Ho preso fuoco io. Niente, sono stato cagato. Beh, quindi? Beh, ci siamo purificati, signora. Signora, io devo andare a combattere i mostri. I limoni, signora. Signora, i limoni, it's done, it's done. Bene. Feel as though a great weight has been lifted from you. Ah, mo sto molto meglio. Kyovashad. Contra Lorat. Dai, 7 su 7. 1200 di esperienza. Su. 50 su. Soldoni. Ottimo, ottimo. È un po' scattato. Ah, questa è una cittadella. Qua possiamo vendere, cucciola. Missioni prioritarie. Potremmo parlare col tipo e poi possiamo vendere e fare tutto quello che dobbiamo fare. What did you write on the little piece of wood? Something about hate or anger, perhaps. Pezzi mancanti. I'm off to the dry steps in search of that pale man from your vision. Ok. I must know what part he plays in all this. Lo scoprirai, Lorat. But first I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. Ma dai, non me lo sarei mai aspettato. In the of the city, has it? Dove andare a prendere qualcosa. Vabbè, andiamo al mercante, così ce lo presenta. Aspetta, mi dice Lilith. Dice un po' di Vabbè, è lore. Che ci frega. Giocare. No, ce lo giocheremo con calma poi. Parla con il mercante, sì sì, esattamente quello che mi serviva. Guarda che bello, e ci sta pure qua un portale già. Oh, i portali, che bello, teletrasporto. Sì, perché c'è il teletrasporto. Io interagisco, Proceda, proceda, dottoressa. Scambia? Io invece vado direttamente su scambio. Là, vabbè, non c'è niente interessante. Questo posso, si può vendere finalmente. Ma lui c'ha un tot di soldi? 4.000. O sono i miei soldi? Sì, 4.120 sono i miei soldi. Allora io prima vendo. Well struck. Sì, pure io mi vendo tutto. E ricorda però che pure i pezzi del riciclo sono utili per riparare, mi sembra. E che fai, ricicli tu? Ma forse non era in questa fase, sai? No. Sì, vabbè, tanto si trova lì. Cambia l'aspetto, cambia per l'aspetto, un'altra Fair storia. Trade. Come si fa a vendere tutto, però? C'era. Vero. Vabbè, io posso vendere tutti questi, allora. Vabbè, comunque adesso ho veramente tanti soldi, cosa bellissima. Perfetto. And good fortune. Oh. Arma in asta di Lorat. Oggetto dell'area vincolata a Kyoshad. Più chiaramente l'antica non ha. La posso comprare? 20? Wait. The old man sold me this too. He said he didn't need it anymore. Non but mi sta dicendo qualcosa. I think he'd want it back all the same. Sì, che gli aveva venduto qualcos'altro. Un oggetto bizzarro. Amuleto bizzarro, ci per vedere l'inventario. Dove stanno questi consumabili missioni? Oggetti missione, ok. Anche l'arma in asta. Vabbè, sono oggetti per la missione. Sono quelli che dobbiamo riportare a tizio. Lorat. Ma non so se. Lorat et labora. Scusa, ma questi sono altri.
Bene, tipo 5.000. Tu hai comprato quindi qualcosa? No, perché a me sono più bassi. C'ha poca roba però, no? Due cose. Sì, mi ha dato una terza, un oggetto che dobbiamo riportare all'Orat. Poi stavo vedendo qua sulla mappa, c'è il fabbro, pure che sarebbe interessante da andare a visitare, che sta qui davanti, eccolo. Father bless. Allora, tutto... Ah, vedi? Tutto il ciarpame. Qui c'è tutto il ciarpame. Quindi segnare tutti gli oggetti. Ripara invece direttamente in inventario. Questo è per riciclare. Ma se noi non dobbiamo riparare in uso 10. Vai. Ah, sto ancora 100%. Io sto riparando. E come lo vedi? Andando su direttamente nell'inventario, prendi il martello, vai sugli oggetti e provi a riparare, ma 100% integrità, quindi non devo risolvere proprio niente. Ti riprendi il tuo martello e posta. Poi ci sarà potenziarmi invece. Però ecco, ricicla serve per ottenere i materiali per potenziare gli oggetti, ecco com'era la dinamica, cioè mi sembra, poi vedremo. Poi c'è un bel guaritore, c'è la missione, invece andiamo a vedere quell'altro. Allora, aspetta, c'è qui l'erbaiolo, vediamo un po', questo bel calderone. Pozione di cura. Io me ne posso comprare livello utente 10, quindi non la posso comprare quella cura piccola. Questa è cura debole, cura 17 di vita istantaneamente. Ma ce l'abbiamo già, penso. Elisir ferro spinato debole, con la trivite e la bacca pizzicante. Vedi, si fanno varie pozioni in base a quello che trovi e porti qui per generare delle pozioni nuove. Per esempio adesso abbiamo sbloccato la trivite e la bacca pizzicante e ci dà la possibilità di fare elisir del ferro spinato debole, che è tempo di recupero 1, aumenta l'armatura di 50, le spine 25. Le spine sono quelle da contatto, cioè quando stanno vicino si fanno male. Io me la creo. Oddio, costo di creazione 1000. Ma è tanto. Mazza. Io prenderei altre materie prime per vedere che altro crea. Non ne ho tutta sta necessità, onestamente. Ora. Anche se costano. Appunto. Cuoio pregiato anche c'ha. E gli serve la bella grezza. Sono anche oggetti che gli porti tu. Pozione di cura. Non è che qua, vedi, potenzia pozione. Non può creare... Ah, a livello 10 possiamo potenziare la nostra pozione base. Vabbè, lei dice che sarà qui. Guarda qui invece dove sono io. Dove sei? Aspetta, ti vedo sulla mappa. È una cosa diversa. Da questo losco venditore ha una piccola probabilità di ottenere un oggetto prezioso in cambio di oboli. Ah, come no, certo. Ma gli oboli dove li possiamo trovare? Non l'è. In giro. C'era scritto, se parli con lei te lo dice. Take a chance, wow. Allora, questa, gli oboli si possono trovare completando gli eventi di Sanctuarium. Sì. Vabbè, andiamo su, dai, andiamo alla missione. Cioè, non penso che possiamo fare granché altro, almeno. Fammi vedere, guarda, c'è sta il guardaroba e il forziere. Quindi il forziere possiamo iniziare a lasciare la roba. Anelli e amuleti. Non ti va di vederlo, te l'ho segnato sulla mappa. Io ci vado. Mi mancano gli anelli, c'ho un sacco di soldi. Permetti? Permette? Oh, sblocca crocevia. Ti ricordi che vanno sbloccati crocevia? Sì, perché io poi ho rigiocato Immortal, che era pure sul cellulare. Ecco che cosa ho giocato ultimamente. Sì, ma me lo so giocato in mouse e tastiera. Sono tutti bloccati. Che cosa? No, gioielli è sbloccato. Ah, perché dovevamo... Ma che bello, loro hanno tirato fuori Immortal, che veramente era un assaggino. Ecco, adesso ho ricordato, ho giocato per un sacco di tempo Immortal, che è stato divertente, ma non era niente di più di Diablo 3, Qua comunque intanto c'ho degli anelli che sono bloccati. Ah, riacquista vale con tutti quanti... Però questi sono bloccati ancora dal livello, quello. Sì. Però Immortal mi ha divertito un sacco. Adesso vedere che da Immortal sono arrivati a questo è veramente un piacere. Hanno provato a tirarlo su Immortal, farlo un po' più fighetto, ma
Questo è totale, bello, bello, bello. A chi piace il genere, secondo me, pazzirà. Poi di solito tanto quello che penso è sempre il contrario, la critica, quindi probabilmente farà schifo a tutti. Però vediamo, vediamo. Tu che hai sentito, Iuccia? Cioè, hai sentito voci su Non Diablo ho 4 sentito che piacevano? nulla in realtà, no. Ok. Non Ma ne pure so non ho visto nulla. giocatori che conosco. Allora, Qua qui c'è una sopra che seconda. c'è? Guarda un C'è po', una sopra. secondaria. Qua è stato del livello? Ah, qua è stato il livello del mondo, possiamo cambiare Qua lo. c'è il guardaroba. Sì. Alla statua del livello del mondo possiamo cambiare e possiamo diventare veterano. Come senti i nemici? Potrebbero essere più difficili. Sì, però aspetterei a... E mi potresti passare l'acqua, per favore? Grazie, questi sono un regalo di piccina. Ringraziamole. Buonissimi. Meritavano, mo sì. Al bagno. Benone. Vabbè, non so se ci conviene. Se ci convenga passare a veterano. Come la connessione si è interrotta? Oddio, mi ha cacciata via. Solo il tempo di un pasticcino, davvero? C'è tutta questa competizione per i server. E vabbè. Rientriamo. Se non altro, sono al crocevia. Allora, mo vediamo un po'. Ipotizzo di dover andare su contatti. Devo sbrigare. Ah,
fare, sta facendo riconnessione a Diablo, mi sa che si è disconnesso. Vediamo se riusciamo a risolvere. Ale, vedi se riesci un attimo. Vedi se riesci un attimo a accettare la mia richiesta. Lo so, per quello dico. Riesci, però io sono rientrata e mi rifunziona. Però deve esserci stato, non lo so, un aumento anomalo delle persone che... No, vabbè, sono comunque le 10:43. Fai esci dalla partita. Esci dalla partita. Vediamo. Ah, ma non c'ho il mic. Eccomi. Bentornati. Oh, un attimo. Stiamo un attimo nella. È successo il panico. Un secondo te ne sei andato. Hanno percepito il tuo disinteresse e ti hanno cacciato via. Basta, non puoi più giocare a Diablo. Tanta ti sei alzato da davanti al computer. Beh, un attimo. Cioè, manca a fa così. Bello. Adesso manco gira più la rotellina. Esplode in live. È uscito dal gioco? Yeah. Sono esploso io. Insomma. Bello Diablo. Beh, una cosa d'elite. A me fa impazzire vedere Diablo 4 scritto là su Battle.net, mamma mia. Cioè, Diablo Immortal 3 Erson, ma completamente dimenticato. E forse se gli va bene Diablo 4. Q, sta in coda. No, non ho capito perché non c'è la cuffia. Dimmi. No, dai, aggiungimi tu. Dai, aggiungimi tu. Che mai più. Vado, intanto essere connesso. C'è competition, sì. Vai, vedo, ormai. Li devo richiamare solo per accettare la mia richiesta. Come si fa? Barra spaziatrice? Vabbè, prima non la inviava, giustamente. Mi senti? O lo devo attivare? Non clicco cose a caso.
Non so che problema ho veramente col mouse e tastiera. Allora, vediamo. Sto cercando di andare sul menu. Alessio, no. Contatti. Fermi. Eccomi. Invita nel gruppo. Yes. Siamo quasi. Bene. Siamo al crocevia. Tu sei un po' più in là, ma ti vengo a trovare. Eccoti. Piomba Dodd, che ricordiamo c'è massimo 12 caratteri. Ci stiamo facendo. Io mi sto facendo un giretto, voi giustamente no, ma io non so proprio muovermi. Posso provarci, però. Posso utilizzare mouse e tastiera per il lavoro che faccio. Vabbè, quindi. Tu ti muovi quindi soltanto puntando, giusto Alessio? Così solo. Punti e te ne vai. Poi ti sei messo gli attacchi. Ah, così, quindi anche tenendo premuto, va bene, posso capire perché sia particolarmente facile. Però non ho nemici con cui giocare. Qua è grande questa città, niente male. Qua è chiuso. Si chiamano giochi un tecnica apposta. Ah, sì? So, what did you write on a little piece of wood? Something about hate or anger. Ci sei? Like, benvenuti, benvenute. Bentornati, se non vi siete ancora followati iscritti al canale o abbonati al canale, buona occasione per farlo. Io ricordo sempre che comunque tutto questo canale nasce anche per sostegno, soprattutto per sostegno del progetto Fox, il nostro progetto musicale, perché sono un bassista. E vedete tutto quanto il materiale su YouTube, tra l'altro questi giorni abbiamo fatto un sacco di cosette che pubblicheremo a breve. Quindi niente. Bene, intanto. Detto questo. Però... giochiamo. Come diciamo col paglia, non ciancia le bande. Ciancia allora, le c'è bande, una secondaria direi, qui sopra, te l'ho puntata. Andiamo subito in missione. C'è una secondaria, la vogliamo prendere? Vai, ti seguo. Beh, andiamo a prendere la secondaria, vediamo che ci dice la secondaria. Sto tipo qua che balza. Trovato una bustola, madonna. Per Discord? Non so per cosa mi scatti, ma l'ho messo a medio. Devo fare delle prove. Però come dici tu potrebbe anche essere il server, no? Yes. Allora vediamo. Guardia Boza. La guardia Boza. Poi fatta io. Perché mezzo in inglese e mezzo in italiano? Non è un problema assolutamente, ma... ok. Rinfrancare lo spirito. Raising spirits. The new militia recruits have been training night and day. They deserve a little praise. But I can't let them see me as soft. Dobbiamo fare una boost of confidence nelle truppe, sostanzialmente. A boost of confidence for the recruits, and I get to go on being the hard ass. Per caricarli. Everybody wins. Quindi dobbiamo andare qui, penso, no? Qui. Andiamo? Che andiamo a fare questo boost of... questo rising spirit. Premi E per aprire la ruota delle azioni e usare le emote. Ah, ti sta insegnando a usare le emote. Ciao. Ciao, raga. Forse qualcos'altro? C'è qualcosa che non vediamo? Ah, con la rotellina, provocazione, scusa, aiuto, seguimi, evviva, evviva! Impressive. Notevole. Posso anche ispezionarti. Ha dato, penso, effetti, credo.
macchina con la tipa. Guardi a bozza, vediamo che dice. Thanks. Grazie. I hope they don't get used to it. Bastava dire notevole, tutto andava bene. Ah sì? Sì. A chi lo devi dire? A tutti? No, no, ho fatto uno. L'ho mandato dentro l'aria a fare un emote e andarcene via. Boom, esperienza. E lo devo fare io, aspetta che non l'ho fatto. Ancora non l'hai fatto? Ok. Chi sono? Non lo prova lì, non so. Sì, nell'aria stai là. Prova, esatto, là c'hai. Ritorna su quel menu che hai aperto. Ok, lì hai tre puntini sopra, vedi? Vedi come puoi andare da una parte all'altra. Prova a destra e sinistra, i direzionali. Ok. Ora fagli notevole. Evviva. Evviva. Notevole. I'm impressed. Top. No, non ha funzionato. Ah sì, ha funzionato qualcosa. Ha funzionato, boh. Parla con la tipa. Ah, mo devo parlare con guardia. Yes. Spero che non ci si abituino. Vabbè, ci vabbè, va bene. Manca a fa così. Qui è l'unica area che non abbiamo esplorato. Qui sopra diamogli un occhio, ma non penso ci sia niente importante. Nonché l'uscita per dalla cittadella. Quindi... Ah, la cattedrale della luce è qua. Ah, vedi. Alla faccia non c'era niente a parte l'uscita. Non possiamo entrare comunque. Ma sarà dopo, sarà dopo. Andiamo a fare la missioncina. Hai messo lì un pin apposta, così, vuoi disinventare? No. Ah, qua, no, pezzi mancanti. Andiamo a portare i pezzi mancanti a Lorat. Chiosciat. Sicuramente è un po' a scattenia. E non è perdonabile perché sta a bassa risoluzione, quindi, boh. Però penso che sia un fatto anche di server. Saranno pieni a sfacco. Qui sale, schiettano. So, what did you ciao, write someone a piece of wood? Sì, I'm off to the dry steps in search of that pale man from your vision. I must know what part he plays in all this. But first, I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. A merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. Dobbiamo andare da un altro mercante. Vabbè, va bene, avanti va indietro, palese. Questo, cioè, questo è proprio, cioè, sì, early access. Nonnismo. No, io spero più che altro che quando ci giochiamo almeno sta parte ce la siamo tolta. Cioè che iniziamo a giocare di brutto, capito? Il vecchio ha deciso di ricomprarlo, quindi io sto. So the old man's finally. Perché è roba dell'Orat, quindi. Knowing him, he didn't mention coin. Dovrà pagare. Dice non ha parlato di soldi. If he wants his weapon, you will need to pay. La dobbiamo comprare noi. Vabbè. Secondo me. Niente. Io la compro. Wait. L'ho comprata. Sfruttamento totale. L'hai presa? Sold me this sì. Too. Per 20. He said he didn't need it anymore, but I think ah no, ma ce lo ridanno. È la stessa cosa che è successa prima comunque. No charge. Ok. Te reagisci. Can I help you? Grazie. Thank you. È la stessa identica cosa che è successa prima. Si è buggata. Mo continuiamo. Forse l'early access è questo. Un loop temporale in cui continuiamo a fare avanti e indietro. Tra allora e te il mercante. Pezzi mancanti. Apologies. Si è scusato. He also gave me this amulet. What is it? The mark of the Haradrim. The Haradrim. An ancient order of scholars and mages. Sworn to protect sanctuary from demons. These days, sì, we are few in number. There is another Haradrim, Donan. His breadth of knowledge about demons is equal only to è un fratello his di armi. Sounds like he could help us. Bella quando si sposta la telecamera. Certo, sono tutto buggato dentro di lui, non è proprio un bel bello. Sembra sto a parlare con un cavallo, sinceramente. Non so te, però. No, io guarda me. Io gli sto dando le spalle. Guarda me. Join me when you can, just be careful. Your ties to Lilith, the visions you see. Sì, sì. You are the key to finding her and stopping whatever she has planned. Salito a cavallo. E se ne va. Sometimes our paths in life are set to collide. We just don't know it.
Va bene. Whether it is by accident, sto molto più tranquillo, allora. There is nothing we can do about it. The Wanderer lost in the storm, fed the blood of Lilith, saved by a lone monk. Different lives and incidents drawn together. By what? Non lo so. Destiny. Non lo sai te, Lorat. Mi affidavo a te. Or some greater power pulling the strings. Guarda come si compone la. I did not know. La shade the texture. But at the time, I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. Adesso media e ho abbassato un po' di roba. E te salta. The Wanderer's connection to her gave me hope. O la tua scheda video, che è il doppio della mia. Imagine that. A me col basso va tutto a posto, ma è abbastanza inguardabile. Adesso mi si è buggato in prima persona, strano, tipo guarda. Si è buggato stranissimo. È finito? È finito, assicurati. No, preacquista, è solo ti ricorda di preacquistarlo. È all'inizio del gioco. All'inizio, bene. Solo che a me si è buggato un ciccinino. Guarda. Sì, vedo. Trova gli acquisti, loghi, mappa, tab. Contengono gli acquisti. Allora, i luoghi sulla mappa tab segnati con E contengono nuovi oggetti acquistati. Le armature, armi e altri oggetti cosmetici per il personaggio acquistati si trovano nel guardaroba. E questo è proprio un tutorial base. Le cavalcature e i cosmetici per le cavalcature acquistabili si trovano nella scuderia. Ehi, abbiamo addirittura una scuderia. Le emote, bla bla bla. Sfida, ricompensa qui. Piace raga, è diventato Diablo, è diventato un gioco in prima persona. Qua dice atto 2, rigirare il coltello, una visita inaspettata. Qua dice non è possibile avanzare in questa missione. Provo a viaggiare nel no, c'è qualcosa che non va. Guarda, tipo impallato in prima persona. E mi si sposta pure. Forse mi riesco a vedere, ho visto un spostamento. Perché sulla mappa mi sposta. È ancora bloccato. Certo, solo a te ti succedono ste cose. Ma guarda, è una cosa allucinante. Devo uscire un attimo, per forza. Esci, sì. No, devo dire che c'ho una certa fortuna. Certo. C'è pure da dire che c'ha sotto Twitch Studio e tante altre applicazioni magari aperte, sicuramente vanno in conflitto. Però diciamo che fortuna in generale. C'è il mio piomba dod. Sta in coda. Ah, qua ci sono le ricompense, ci sono delle ricompense comunque. Mi piace le ricompense. Sto studiando. Sono le sfide. Ma ci riproviamo. Ok. Il gioco è integro. Noi non stiamo in squadra insieme, ma possiamo risolvere. Ti ho inviato una richiesta. Trasferisco ora. Ma che bella che sei. Ghiaccio? Porca miseria. Visualizza profilo. Visualizzami un attimo. Guarda, stavo provando a fare un sussurro, si è impallato tutto, quindi guarda. No. Cerco di finire la gag che ho iniziato e. Ciao bella, mi è arrivato.
Ok, pseudo giocatore, sballi. Beh, è tutto blu già. Io non c'ho tutto blu. E sti gambali? Mappela. Pure io ce l'ho buono. Cassa di... Dai. Vabbè, dai, andiamo. Allora, c'è una secondaria. Oh, comunque, vabbè, si è impallato, però tutto veloce, cioè al volo. Sì, sì. Stavo dentro, easy. Dove sta? Dove sta? Eccola qua. Oh, questo è un altro giocatore. Too many late. Yes, well, Bozan has yet to return from delivering our tithing demands to Menistad. Perhaps you could sweep the roads and see what's taking him so long. The cathedral must receive its dues. Continuiamo a esaminare la strada per il mondo. Andiamo. L'aria è qua, dobbiamo uscire dalla cittadella, ti va? Facciamo sta secondaria, livelliamo dobbiamo un po'. Salire. Andiamo a livellare un po'. Sì, sì. Let's livello. Non ti piace? No, no, stava un po'. Sta un po' rallentato. Perché sta caricando. Sì. Beh, lo stiamo valutando. Valutiamo tutto a questo punto. Beh, questo è male. A me sta quasi crashando. Ah, dobbiamo uccidere il nemico prima possibile. Se non funzionasse con piacere, guarda. Non attacca. Ah, forse ti devi raggiungere lui. Non lo possiamo tirare giù perché non uccidiamo i predoni. Soprattutto quelli che arrivano, non devono arrivare nel cerchio. Capito? Lei ne attrae alcuni. Oh, ragazzi, questa A non è educazione. B non è simpatia. No, lei non è attaccabile. Vedi che ci sono alcuni che... che la tengono tipo di arsenata. Sì. Io sono tipo congelata. Sto a livello 7 però mi posso aggiungere una nuova... nuova magia. Ma questo è grosso. Lei se n'è andata? Boh. C'è la spiega. Questa cosa al tempo. Sì. Beh, mi sembra evento completato. Si è andato tutto a posto. Non so se l'abbiamo vinto, però. Sì, sicuramente ci stanno le possibilità di farle meglio, no? Le cose. Sì. Allora, un'ascia è meglio di quelle che ho trovato. Ti assegno un'abilità. Esatto. Vai, questa è finita. Ah, che non posso. Ah, non si può, ne ho prese due uguali. Mm.
Ok, forziere. Forziere di Menestad. Esamina la strada di Menestad per il monaco di Bozan. Se vogliamo, qui c'è la storia. Stai guardando l'abilità? No, ho fatto un errore. Questo penso di volerlo riprendere. E anche questo. Perché mi sa che tu quanti incantesimi hai? Due o tre? Io ho due per ora. Ok. Allora mi sa che... Boh, perché dice di che si può sbloccare ottenendo 7 punti abilità. Noi quanti ne abbiamo ottenuti? 6? O 7? Non lo so. Boh, vabbè. Provo a parlare io. Sento un po' meno di eco, forse... No, niente, continuo a sentire l'eco. Ma forse perché siamo semplicemente nella stessa stanza. Vedrò un modo per questa cosa. Andiamo su? È regolare. Dobbiamo esaminare la strada per il monaco, che giustamente ci dice... Guarda, prova a mettere il microfono un po' più a sinistra. Esatto, proprio col tuo corpo. Un pochino. Scusa. Oh, è ingaggiato? E niente, quando ci mettiamo in combo qua non ce n'è per nessuno. Senti, potremmo alzare forse il livello della difficoltà. Siamo da qua, però lo possiamo fare, dobbiamo andare... Dobbiamo andare a Sactuaria, ma città. Vabbè, tanto dopo ci dobbiamo tornare. Sì. Ah, oh, vedi, una bella spada. Equipaggio. Che succede, piccola? Ingaggi? Mi fa ridere che l'ultima volta mi ha detto no, perché tu vai veloce, cioè, oh, so io che sto a seguire te stasera. Ridi. Sei impallato. Ho un altro giocatore. Eva, dobbiamo andare però da quest'altra parte. Ho ucciso un cervo. Brava. Oh no. Dobbiamo andare a fare una missione. Ti interessa? Vai, però ho ucciso un povero cervo. Colpa tua. Hai voluto fare l'assassina e ne hai pagato le conseguenze. Allora, qui che c'è? Monk Bozan. Indeed I am. My guard turned on me, tried to choke the life out of me. Ah, tradito. All I could do before I lost consciousness was go over the cliff. I need to return to Kyovashad and request a knight escort. Please, take the tithing demands to the merchant lord Talgun in Menestad. Va bene. Le solite commissioni. Beh, questa è la base. Oh, qua c'è una cosa nello scrigno, l'hai vista? No, grazie maledetta, richiesta di decima. Su missione che dobbiamo fare. Consegna le richieste di decima al mercante capo. L'ho segnato sulla mappa, non so se tappare. L'ho pingato. Sì, tappare. Ma guarda che se passi... Oh! Loro sono molto arrabbiati, mi sembra. Ma noi di più, anche, aggiungerei. Menestad, siamo arrivati a Menestad. Un'altra cittadella, qui possiamo vendere, possiamo fare cose. C'è un altro... Allora, attiviamo intanto il portale. Prima cosa da fare ogni volta ne troviamo uno. Sblocca crocevia, sbloccato. Top. Poi io vado dal tipo di guarigioni e mi guarisco. Don't let the cold bite. Vai, posto. Poi qua ci stanno un sacco di secondarie. Volevo vedere il tipo del jewelry. Anello ancora non me lo posso mettere. Da che livello? Livello 10. Ok. Another time then. Another time, bravo. Esattamente quello che ho pensato. Mentre se andiamo da gli amici armaioli, qua che si vendono. Meno 42, meno 32. Mazza bella roba. Facciamo soldi o ricicliamo?
Teniamoci per ora. She will have your soul. Tu martello è questo. Niente. Uno schifo. Allora, se io faccio sciarpame. Come back. Se io faccio niente. Sì. E riciclo. You can take what's left. Fatto. Aspetta, non c'è niente, vabbè. Ah, e te mette qua gli oggetti, te li collecta qua tra... Perfetto. Oboli 35 adesso. Ma che hai fatto tu? Hai riciclato che? Ho riciclato degli oggetti nuovi che ho trovato. Abilità non c'è niente a posto. C'è un'altra secondaria che possiamo fare. Intanto finiamo la missione che abbiamo iniziato. Dobbiamo cambiare pure la difficoltà. Dopo dobbiamo tornare. Mo stiamo a Menestato, dobbiamo tornare. Ah, non è insufficiente. Non credo. Va bene. Excuse me. How did this happen? I shouldn't be holding this in my hands. It should be. Restraint. L'abbiamo avvertito. Restraint. Ah, yes. Ora parlerei belli belli con quest'altra secondaria. An arrangement I made went awry, and I was extorted by the ruffian Laskus. He's camped somewhere near the pass to the northwest. Return the gemstone. Ti vado ad andare a farci un bel accampamento. Dobbiamo rubare le gemme. Sì, che ce le sblocca. Dove dobbiamo andare? Ecco, assegnato qua. Madonna, fantastica la mappa. Ti dice pure la strada da fare la più corta. Ah, guarda, ma queste scatole viste che si possono usare? Ah, sono 9 scatole. Ah no, adesso mi è andata una. Si usa, apri e ti dà erbe o cristallo opaco. Bellissimo. Ti danno oggetti. Top. È un loot aggiuntivo. Stalla. Ah no, quindi possiamo avere i cavalli. Sì. Noi abbiamo comprato messa il pacchetto tra l'altro con la cavalcatura, quindi. Tu sei andata? Ci sono una cifra di cattivi, sì. Pensavo fossi. Qua che c'è sta? Is someone there? Do you need my aid? Dark all around. Why did mother go? I don't want to be alone. Tranquilla, piccola, ci siamo noi. 1:28 tocca resistere solo. Dobbiamo farci intorno a lei. Dobbiamo scortarla, sì. Non so dove sia. C'è problema, c'è nessunissimo problema. Noi si fa tutto. Non c'è proprio nessun problema. 15 secondi, Eva. 15 secondi. Bastano 15 secondi. Zero, è fatta.
Let's sopravviviamo. Non ce l'abbiamo fatta. Come non ce l'abbiamo fatta? Sì. No, trovo una persona armata prima dello scadere del tempo. Aspetta, guapo. Esatto. Ah, non abbiamo trovato la persona amata. Boh. Ho capito. Però 20 non riusciamo a capire mai se. Vieni qua. Sì, vieni. 20 oboli ce l'ha dati però. Come? Ci siamo. Ma perché guapetto voleva salire? Sono 6 kg pesa. Beh sì. Beh sì. Vabbè dai, in compenso siamo quasi livello 8. Tranquillo ragazzo, te l'ho shottato io. Beh, andiamo su. Tu lo vedevi il tipo? Ho ingaggiato. Mi piace l'amore mio che dà fuoco ai nemici. Oh, lì sotto che c'è? Vada signorina. Proceda, proceda. Ciao orsettone. Livello 8. E dai, eh. Oh, ho interagito con qualcosa. Sono in un altro posto. Guarda. Tu sei con me, eh? Aspetta, stavo dando l'abilità. Ce n'è una in più pure tu, cucciola. Io non sono in un altro punto. Come sei in un altro punto? Sì. Ma sei andata giù, sei scesa? Sì. Ah, ok. Non pensavo. Meno male. Meno male. Meno male quello che mi hai detto. Volpi uccidono orsi, battaglie ornitologiche. Sera ragazzi, buonasera, ben connesso zio Dani. Siamo qua. Volpi uccidono orsi. Siamo qui a vedere che cosa succede nelle foreste del mondo della miniera ghiacciale di Diablo 4. Veramente uno spettacolo. È ovviamente isometrico, non so che rapporto hai con gli isometrici, però secondo me se sono ben fatti ti piacciono anche a te. Però magari sbaglio, eh. Tanto te c'hai 28 giochi ancora da finire. Vai, mi piace il mio nuovo affondo. Accettato, cantina completata. Vabbè, forse siamo un po' OP, no? Dobbiamo aumentare. Diablo deve essere isometrico. Sì, sì, no. Appassionato, ipotizzo. Per carità. Oh, che è successo? Sopravvivi alla portata dei nemici mentre proteggi l'anima errante. Come al solito. Vieni vicino all'anima errante. Sì, ma qua c'è il lupo mannaro che la vuole uccidere l'anima errante e cerca di farlo fuori. Come al solito Erghidal Prey arriva e ci distrae. Io ho già visto sta scena. No, no, devo andare con lui. Lo fa apposta. Non ho capito se vinciamo, perdiamo, non ho mai capito. Dovremmo fare questo, uccidi le... porca miseria, sono distratto. Allora, uccidi i nemici per vasi d'anime mentre proteggi l'anima errante. Sicuramente lui non deve essere colpito, però pure tu devi sopravvivere. Dici perché, quale motivo dovrebbe essere mai coinvolta in uno scontro? Non lo so, ma a loro piace tanto. Vieni qua, vieni dove sta lui. Sto facendo fuori il lupo mannaro. Che era quello più tosto. Vedi che è rimasto, guardalo. Cacciatore invernale. Ce l'abbiamo fatta? Ah, 20 oboli. La veste oro. Qua ci ricarichiamo. Vediamo subito la veste oro. Più 108 armatura. Che facciamo? Ce la mettiamo? Io direi proprio di sì. Guarda che bello come sono bardato. Ti prego, guarda che scudo che... No, non è uno scudo, che mantello che mi ha dato. Un vero barbaro. Barbaro. Ti piace, Conju? Barbaro imbrunito. Sembra un po' un gladiatore e un po' un barbaro, direi. E possiamo sì, tornare su, secondo me non c'è altro. There is nothing more. Sì, probabilmente sì. Oh, qui è crollato tutto.
Ti piace controllare cose? Vedi, tu puoi interagire di più con le palle di fuoco. A me non posso fare danni su quelle cose. Apprezza, bene, bene, grazie dottore, sono contento veramente. Io sono un'incantatrice. Sì. Io inizio sempre a giocare con le maghe, al massimo in passato avevo giocato mago. Abbiamo fatto una partita con necromante. Oh, necromante, giusto, ma che ancora oi. Ragazzuoli, direi, calmiamoci tutti quanti. Ehi, che è successo? C'erano dei nemici. È sparito tutto per me. Ah, sono rientrata dentro. Sei rientrata. Comunque incantatrice, niente male, il solito ghiaccio, fuoco e elettricità quando riuscirò a sbloccare. Anche perché facciamo la combo che io vado sotto e lei spara da lontano. Quindi io triggero e devasto. Faccio. E lei rinforza da dietro. Allora, per seguire la missione dovremmo andare di qua. Di qua. Ah, vuoi andare di là? Andiamo di là. Ma la mappa è tanto grande. Andiamo. Facciamo la secondaria. Quello sicuramente ci fa livellare facile. Oh. Oh, ciao. Ah, ma questo. Se manca un curatore, siete un bel team. Sì. Significa che... Se vuoi candidarti. Ma se, quindi si può giocare in tanti pure. Ma certo, la squadra è da 4. Ah, è vero, pure. È vero. Vediamo un po' se la spada corta non l'ho trovato. Beh, certo, se ti piace zio Congio questo tipo di gioco. Cosa aspetti? Beh, chiaramente è ancora tempo, però. Prendi in considerazione. Beh, la beta si può anche acquistare separatamente comunque. Ok. Però si può giocare 24 e 25. Vabbè, te lo fanno provare. Erano così buone, vedi se ti piace. Buone offerte su Steam, non mi ricordo cosa. Instant game. Che mina, mi piacerebbe giocare in 4. Cioè, o almeno in 3. Vado? Sì, pure io sto parlando. Meros sent you. That spineless man. Meros sent you. This will cost him dearly. Oh, a me è solo di da in su, comunque, pazzesco. Quello che sarebbe. Vai. Come, che è? È la sua abilità, ti lancia. Ti lancia una palla di fumo che non ci vedi più niente. Ha matto. Sarei molto tentato, sto scannando a livello economico sto periodo, ma prima o poi lo faccio sicuro. Guarda. Sì, se no 25 e 26 su Instant Gaming mi pare fosse tipo a 7 euro, che è più affordabile, però ho soltanto la beta, quindi è magari per provarlo. Però intanto capisci se ti piace, però certo se sei sicuro che ci puoi giocare sei appassionato. Ah, mi sembra che abbiamo preso tutto, andiamo sulla mappa, dobbiamo probabilmente tornare indietro. Questo invece che è? Città proibita, assegnata al primo completamento. Aspetto dell'ululato notturno. Ululato notturno aumenta la probabilità del critico il 5%. Inoltre l'ululato sanguinario si applica anche ai compagni e giocatori vicini per 3 secondi, solo druido. Andiamo a vedere sta cosa, spedizione livello 8? Vai. L'ho pingata, sta sulla strada per, diciamo, per tornare indietro, più o meno. Però era interessante. Distruggiamo tutto. Oh. Arrivo piccola. Grazie. Oh, c'è qualcun altro che ci stai dando. Ciao. Carino. Cioè, quindi noi stiamo giocando anche con altra gente. Eh certo. Bello. È open world, bello grosso. Ma non ho capito, sei sempre stato un appassionato del congio di queste. Di Diablo? Mazza che pozza di sangue qua. È successo un massacro, sporcherò tutti gli stivali. Ciao, orsettone. Bello, adesso con l'affondo alcuni di shock. Con l'1 e il 2 ci passa un sacco di tempo, ci credo. Abbiamo proprio gli anni tuoi, Braschi. E il 3 non so se l'hai giocato. Ultimamente invece è uscito Immortal. No, ho shottato un altro cerbiato. Continuo a vedere Eva che fa. Hai raggiunto la tua destinazione. Accendiamo la città proibita. Piccola, accompagni.
Sì. Beh, è sempre piaciuto molto. Infatti, è sempre molto divertito. Vederlo così a questi livelli. Sento più le gambe, scusami. Un guapetto inizia a ingrassare. Mazza, che bello schifo. Guarda l'apertura. Ti piace, piccola? Wow. Portato un posticino per festeggiare. Mamma mia. Per festeggiare queste due ore di live. Ci ho portato nella città proibita. Però se lo vinciamo sblocchiamo una roba che ci dà 5% colpo critico, sostegno per armatura. Questo? Facciamo, quanto è grosso sto posto? Questo è un bel dungeon, cucciola, sei pronta a tutto? Sì. Sto concentratissimo. Infatti non so se era stanchezza o concentrazione. Oh, fantasma. Però non ho ancora piena consapevolezza. Non ci si può parare in qualche modo, vero? No, però potresti fare degli incantesimi piano piano che ti... Uccidi gli spiriti irati. Sarebbero gli spiriti pirati, ma in realtà... Qua ci sta altra gente. Ok, io ci sono. Vabbè, fai tutto tu. This might very well be my last journal. The knights penitent have fallen. I hid and listened to the screams as they were torn and devoured by the creatures. I didn't want to end up like the others. Nothing but the blood splattered on the floor. Non capisco il perché di questa scelta di dialetto. Accento. Guardate quanta gente. I'm going to try to escape. Ma va bene. Ma voi siete molti, siete cattivi, siete arrabbiati. Ma noi abbiamo molta voglia di distruggervi. Vai, vai, andiamo, andiamo, spacchiamo, spacchiamo. Ci abbiamo la difesa a rotella. Molta molta difesa. Vai, vai, dungeon, dungeon, dungeon. Avanti, 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 che ci abbiamo il... Ce n'è un altro qua. Ok, io l'ho ravvivato. Andiamo, andiamo, andiamo avanti. Nemici, nemici, nemici. Non ci abbiamo più il bonus, io non ce l'ho più. Io ce l'ho perché l'ho rimesso. Cioè, è un'altra stanza. Bella tanto. Vai, io ce l'ho. Andiamo. Let's go. Si procede. Le schere. Tu immagina quando no, hai una... Non ce l'ho più. Ma in questi momenti di confusione mi senti? Sì. Ok, no, ti volevo dire, immagina quando avremo una build super forte. Che tu con un colpo tirerai giù a qualsiasi difficoltà. E fai un sacco di punti. Sì. E però capito, vai avanti. Aspetta, aspetta, aspetta. Volevo vedere se avevo trovato qualcosa di interessante. No, niente. Posto. Si procede? Ci sono dei simpatici amici ghoul. Mi serve un danno ad aria. Io c'ho un po' questa cosa ghiacciata che fa un po' di... Come no? L'ho notata, dottoressa. Sta facendo un ottimo lavoro. No, non ho giocato nessuno.
Rischio chiuso troppo alto, figo. Oh, oh, c'è gente, una cifra di gente. Arrivo. Sì, è veramente fatto bene. Richiama praticamente tutti quanti gli altri Diablo. Mi ha ghiacciato questo cretino. Però con un'attenzione sia alla grafica, e tu calcola che lo stai vedendo a una qualità comunque bassa, perché appunto devo streamare. E comunque ha un ottimo effetto visivo. A livello di difficoltà è il kick punta che ti aspetti, slash and hack. Però porca miseria, cioè, è lo slash and hack, cioè per eccellenza, è veramente fantastico. Ma un sacco di piccoli dettaglietti. Piccola, qui sopra c'è sta gente. Manco poca. Mi avete da dire. Sì, però sto lento. Allora, spada e ya. Allora, aspetta un attimo, volevo fare un attimo un recap di quello che ho trovato. Niente, stiamo iniziando a trovare anche i blu, che siano più bassi, giustamente c'ho dell'oro. Oh, però io volevo vedere invece le abilità, perché qua ho sbloccato. Questo sarebbe quando frenesia aumenta la velocità del 60%. Aumenta la frenesia, l'attacco del 60%, genera anche 2%. Vai. Messo. Io ho 4 abilità. Punti? Ah, ti sei già sbloccata 4 abilità. Ma io per adesso sto rimanendo un po' basso. Ma che bello, cioè, guarda anche i dungeon, sembrano veramente grandi. Ho pingato dove dobbiamo andare. Perché... Oh, l'ho potuto mettere, c'ho il terzo, c'ho il terzo... Sì, sì, ha sbloccato lì sotto, 1, 2, 3, come no. Però so io che sto puntando sull'attacco base del barbaro di frenesia, perché serve la frenesia sempre al barbaro che attacca e fa special. Quindi volevo dire, perché piomba Dodd? Perché doveva essere, si doveva chiamare, nell'altra live Frabini ci aveva detto il nome massimo 12 caratteri era bello come nome, quindi ho provato a mettere massimo 12 caratteri. C'è il nome massimo. Cosa è successo? No, vabbè. Eva. Guarda, con la rotellina. Poi... Posso giocare tipo in una sorta di prima persona. Ah, così. Cioè, nice. Mi piace così, però magari è carino pure una via di mezzo. Magari lo può regolare. No, è solo vicino o lontano. E quindi dice, chiamalo massimo 12 caratteri. Alla fine c'era già massimo 12 caratteri, evidentemente. E quindi niente, alla fine... Piomba 12 volevo chiamarmi, ma niente, è rimasto Piomba Dodd. Piomba Dodd. Piomba Dodd. Sono malissimo. Quindi che altro ci manca qua? Dobbiamo andare su, c'è ancora un corridoietto da fare. Qui c'è dell'oro. Oro. Qui c'è una scure che non avevo visto prima, vediamo un po'. Se questa roba è molto più forte. E infatti più 22. E via. Si vola. Dobbiamo andare qui sopra, dove ci sono questi bei cadaveri. Bello. Oh, questo è forte. Ah, ok, Danilo ha rimesso insieme piomba i 12. Oh, oddio, 12, sì, esatto. Era un po' un gioco. Io provo di... a giocare zoomato. Vediamo come è zoomato. Figo il zoomato, eh. Sì, interessante. Però non sono abituato. Ma soprattutto sto morendo. Ok. No, non sono abituato, mi fa strano. Sì, Dani, lo sai, come al solito le mie già scazzatine, le mie poi diventano criptiche, strane e forse a volte senza senso. Però mi piacciono così. Variabili impazzite. Andiamo avanti, c'è gente.
alla fine, guarda che è. Guarda questo spirito con tante braccia. Mamma mia, ti prendo a scure. Te pure muori. E tu anche. Oh, sta cominciando a... No, infatti altro che... Altro che cambio di difficoltà, mi sembra più che giusta. Ah, questo è il cattivone? Vai. Una porta è stata sbloccata, vabbè. Ottimo. Boh. Vai calmo, vai. Sì, ho sbloccato pure io un arco, ma non ci faccio niente proprio io. L'inventario subito già bello grande. Qua io c'ho solo queste abilità. Però non ho capito, quindi io c'ho una... Un bastone grezzo. Questo che è? Cioè tipo io non c'ho... Di tu non ce l'hai scudi, sì. Vabbè, perché chiaramente io no, non c'ho scudi. Strano, non c'erano scudi in tempo. Secondo me ci stiamo confondendo con un altro giochetto che... Davvero? Eh sì, stiamo giocando alla prima difficoltà e avventuriero, tipo. Avventuriero, perché ancora non ci sentiamo confident e ce lo volevamo godere. Quindi io sto andando avanti intanto. Quindi procediamo così, mo fra un po', appena abbiamo qualcosa un po' più OP, qualche abilità in più, penso che procederemo a cambiare il livello. Comunque già adesso è abbastanza impegnativo. Più che altro perché voglio prendere confidenza un po' con tutta la tastiera, con l'abilità, e poi cambiamo. Ebbene. Gli scudi nei primi due c'erano, mi pare. Sì, infatti. Come no? Sì, era più articolata sta parte. Mi sembra un po' sacrificata questa schermata, devo essere sincera, Ale. Quale? Questa qui. Un po' sacrificata, era molto più bella. Veramente vecchio stile. Vabbè. E comunque siamo nella beta. Tutte queste informazioni. Potrebbe cambiare anche questa cosa? Potrebbe cambiare anche la grafica? Io non lo so, non ci ho mai giocato. Perché no? Cioè, perché no? In fondo magari se gli arrivano dei feedback, cioè questo gli serve anche per mandare all'uscita il gioco. Beh, ma è una cosa bella strutturata, cioè nel senso... Parecchi nemici? Dici, un combattimento così profondo non può avvenire. Boh, no, in due mesi no. Però, da capire, cioè capire perché hanno fatto questa scelta di... Sono tanti grossi e forti, se ti va di partecipare. Stavo sul piano. Ottimo. Ragazzi, ma se mi abbracciate così forte mi fate male. Tutte queste braccette. Bello schifo, no? Beh, belli, gli scenari sono belli. E poi penso anche che cambieranno veramente tanto proprio le ambientazioni, cioè penso sia molto vasta come ambienti. Vabbè, resto, è Diablo, cioè ecco uno scrigno. Dinamiche, concetti sono quelli. Ecco, un'altra cosa che è cambiata sono le pozze. Ora quanti sono nemici? Le pozze. Vai, vai. Uno dopo l'altro. Uno dopo l'altro, vai, vai, va bene. Va bene. Quanti me ne pare? Mamma mia, non li faccio nemmeno attaccare. Tu che fai? Martello rozzo. Più 36, vai, le sghere. Mi sa solo alcune classi possono usare gli scudi, tipo i paladini. Sì, vero. Anche, sì, anche. Sì, 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 sì. Cioè, abbiamo poi, proprio no, una tipo... struttura diversa.
qua c'è qualcosa. Sì, il barbaro c'ha il due armi, no? Cioè, c'ha due set. Io per esempio adesso sto il martello poderoso. Oh. Mamma mia quanto male sento Thor. Non dico che è sciotto. Mamma mia, vi prendo a martellate. Ma cosa fai te? Vi prendo a... Una sfida. Uccidi 200 nemici. Bomba. Mi stai sfidando? Non l'ho fatto. Mi stai dicendo che non ce la faccio a sfidare le 200 nemici? Non lo so. Dici che è possibile. C'è uno scrigno. Oh, questo è velenoso, cioè velenoso. Oh, Ocio. Ma perché? Fa della roba putrida. Spada corta. Fammi volare tipo più 90, no. Fa molto ridere prendere a martellate degli spiriti. Come funziona secondo te? Più aria esposta più gli fai male. Dai ragazzi, dai ragazzi. Oh, ghiacciato. Oh, martellata. Slash knock, slash knock. Vai, stai qua, slash knock. Oh, non mi congelo un'altra volta. Boom. Bene, bene, bene. Si procede alla grande, direi, eh. Vai, vai, ragazzuoli. Avete ragione, ci dobbiamo conoscere meglio. Mi presento, sono un barbaro, faccio male. Inizio a buttare gli oggetti grigi. L'arco manco ci faccio niente, butto. E andiamo avanti. Ciao, spiriti. Tutto da solo, senza problemi. In realtà noi piccola siamo una ditta di infestazione. Ci chiamano per aprire le cripte che non aprono da anni. Vedi, senti il topolino schiattato, poverino. Devo buttare anch'io qualcosina. Spada a due mani, qua ci siamo già passati. Ah, infatti stiamo andando nella direzione sbagliata. Questa è la direzione. Succede. Nei dungeon succede. Meno male che noi lasciamo come le mollichine, ma dobbiamo seguire il flusso di sangue. È brutto da dire, ma è così. C'abbiamo abilità qua? Non ho controllato, non c'è niente da spendere. Dove andiamo dopo? Ma ci sei? Arrivo, prego. Liberando. Vado un attimo della a bere un goccio d'acqua. Ammazza, sono elegantissima comunque. Veramente niente male. Ah, dici non previsti dalle quest. Quindi lontano quelli. Sì, sì. Allora, c'era un po' d'acqua da queste parti. Sicuramente dobbiamo esplorare un bel po'. Ma io non so come se, come sarà la versione non beta. Quello è un dubbio più grande.
Direi che... A voglia, molto molto avanzata. Veramente uno spettacolino. Veramente tanta roba, anche perché tu calcola, aspetta, non so se mi fa vedere la mappa da qua. Contrassegna posizione, zoom, apri diario, centra sul giocatore. No, non te la posso far vedere, dopo faccio vedere la mappa appena usciamo da questo dungeon, che è veramente mega giga. Tu piccola ci sei? Sì. Sto rispondendo a un messaggio a Dani tra l'altro al cellulare. Misterioso. Sì, sì, tutta... Dani, tutto a posto? Sì. Allora. Non lo so, io questa di Elder Scrolls non l'ho vista. Allora, ti raggiungo? No, non l'ho vista. Tu ci hai giocato recentemente? Ma queste robe che hai buttato tu, penso. Sì. Non so se siano meglio. Quando vuoi, io ti sto aspettando davanti al punto dove dobbiamo andare. No, non l'ho giocata la beta del scroll. Però mi sa che... Non so se me la so presa. Non mi ricordo. Hai raggiunto destinazione. Ah sì, la destinazione del ping. Andiamo a vedere, esploriamo. Che troveremo nel dungeon? Bei soldini. La bella pozza per guarire, lasciamocela al pizzo, questa. Qui a sinistra, prima. Nada. Via. Molto bello anche che le armi che hai effettivamente ti spawnano addosso. Quello mi fomenta molto. Anche tutta l'armatura ti abbende. Eccolo! Malizia risorta. Via, 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 via. Sto ancora legato molto ad Hogwarts e sì, mi viene da spostarmi con Ast. Via, 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 via. Minion, minion, minion. Maledetti. Aia. Vai. Via. Tanta pazienza. Aia, preso piano. Via. Aia. Mi ha colpito. Ma stai zitto, non mi puoi cacciare. Aia. M'ho preso. Minion. No, sono rimasta nella sua. Ecco, vabbè. Comunque non fa troppo danno. Cazzo, ho sprecato una pozza, vabbè. No, non fa troppo danno perché siamo bardati bene. Minion. E anche perché è una svolta che droppa pozze. Via. Tutto per tutto. Tutto per tutto. Vai. Olè. Vai. Grande ascia. Vai, fammi vedere subito, grande fammi ascia. Volare. Niente, grandi asci. Missione completa. Hai sbloccato un aspetto che puoi infondere nell'equipaggiamento. Premi e vai alle collezioni per vedere nel codex del potere. Collezioni. Qui codex del potere e c'hai tutto. R, mostra sulla spacca mia e brucia, aspetta, ora me lo vedo subito. Vecchiotto anni fa, ormai lo hanno migliorato, ci hanno messo anni. Ah sì, che l'hanno fatto proprio riuscire fuori. Sì, ho capito in che senso del The Scroll. Infatti mi sembra strano. Allora qua mi dice, il codex del potere custodisce tutti gli aspetti trovati nella spedizione. Vedi, se tu fai queste spedizioni ti dà questo aspetto dell'ululato notturno, per esempio, che è 5% probabilità di colpo critico.
si applica anche ai compagni vicini per 3 secondi. Però è per druido, mi sa. Capito? Sì, io infatti non posso usare nulla, non c'ho nulla. Però lo sai qual è la visione? Che queste sfide ti rimangono una volta che le hai fatte, sbloccate. E poi la bellezza anche di giocare a Diablo è farti vari personaggi, varie storie e provare varie build. Quindi diciamo che quando sbloccherai il druido partirai col 5% di colpo critico in più. Che è tanta roba. Bene, ora però noi dobbiamo uscire da qua perché la sfida è completata. Quindi tocca camminare fino indietro. No, oppure possiamo possiamo teletrasportarci. Allora, io mi sto teletrasportando. Non so tu. Come hai fatto dalla mappa? Sì, devi fare. E dove ci riporta? La città principale? O all'ultimo portale, a Mesdan? Forse a Mesdan. Io sono alla tomba di Tazbak. Dani, ma ti piace il settaggio audio invece? Tutto bello chiaro? Non so se dove, cioè, dovevo effettivamente andare qui, però. Oh, Danilo Congio mi dice audio perfetto, è sempre. Oh, yes! Ho messo un'intelligenza artificiale anche sulla mia voce. Che in realtà è una voce maschile. Sì, in realtà è un'altra persona. Senti, dovremmo fare la missione però. Sì, pipazzi sti boss. Quindi io viaggio al portale di Mesdan. Come fai? Dove lo fai? Sì, questo tu calcola il primo boss che incontriamo. Cioè, quindi ci sta pure. E aspetterei un attimo, ripeto, per cambiare difficoltà perché non mi sento così pro. Però. Bene. Senti, io a mezzanotte devo fare gli auguri. Beh, sono 2 ore e mezza che giochiamo, diciamo che finiamo sta missione. E direi che forse possiamo anche chiudere. Certo, non possiamo più giocare fino a giugno. Il primo di Diablo era. Diablo 1 era The Butcher, è rimasto nella storia. Sì, come no. The Butcher era quello che c'era con le fiamme nei posti, se non sbaglio. Che era quel cosone gigante con 2 asce attaccate alle braccia. Se non sbaglio. Torna da Meros. Fresh Meat, bravo. Ah, sono contento. Me lo ricordo. So, the deed is done. Excellent. Viaggia. I knew you would prove worthy of my trust. I'm sure you've heard the new word as it spreads. We will no longer suffer at the hands of the lesser. Our strength, our might, our destiny is to triumph over the weak. Quindi ci possiamo rigiocare il 24, 25, 25, 26, dobbiamo vedere. Ma marzo, no, giugno hai detto. Marzo. Ah. Adesso, tra qualche giorno. Vabbè, intanto parliamo con questo figo. Mi ha dato una cassa. Top, ho dato roba. Poi andrò a vendere tutto perché tanto mi sembra che. Oro ben speso. Ah, e ci ha dato una cassa, carine le casse. Carine le casse, sempre piacere. Mi vado a vendere tutto. Kettle's hot. What do you need? Oh. Finalmente c'è roba interessante. Acquista. E acquista. I'll be here. Costo 9.000. A me 3.000 e 3.000. A me 9.000, ma perché sta cosa? Però erano gli ultimi 2 oggetti che non ho trovato oro e mi servivano effettivamente. Io forse ho un po' troppa roba. No, a me mancano un botto di roba oro. Quanti soldi hai fatto? Mo vendo prima perché. Vendo tutto? Gioco sessista fa pagare più le donne. Sì, non riesco a capire, ma che è sta storia? Davvero? Cioè. Forse perché i tuoi getti sono diversi. Io sono barbaro, bassa fattura.
Può essere. Poi alcune cose che abbiamo sono non utilizzabili da class, sono per tagliagola. Caso nostro. Perfetto. Beh, no, mi piace molto. Io spero tantissimo che almeno ti possa tenere il salvataggio. Vai da... ti ho dato un consiglio. E ce n'è. No, vabbè, io sto facendo un po' di soldi, sto a 13.000, ma non so se mi sento di spenderne 9.000 per dei guanti. Cioè, parliamoci chiaro, 9.000. Io l'ho presi solo perché sia l'elmo che i guanti, che sono... A parte che erano molto, molto più forti di quelli che c'avevo. E poi sono gli unici due oggetti che non ho trovato oro. Per il resto c'ho 3 oggetti oro. Che in più mi danno resistenza al fuoco, riduzione di danni ai nemici lontani e volontà più 5. Danni ridotti, destrezza e volontà. Mentre una finita... Sì, sono dei guanti veramente, Non lo so se me la sento. Boh, aspetto un attimo. No, sono Calvin Klein i guanti. 9K dice che sono brandizzati, è per quello che... Io intanto vado a livellare. Aspetta. Lo dichiara un botto. Non si dirà a nessuno, non lo avvertite. Diventare più forte. Dove sono nemici? Dai, che devo dire. Sì. Tu prendo le pizze. Invece no. Vedi, poi quando stai da solo è diversa la storia. Ma il Guitar Player fortunatamente ha un suo canale. Diciamo che le incantatrici già fanno il loro, comunque, il Guitar Player. Cuoio pregiato. Ora posso tornare indietro. Stavo un passo. Oh, questa? No. Stavo un passo. Ok. Bene stato. Oddio, non è questa così vicino, mi fa venire veramente il mal di mare. Mi piace. Questo, ecco, un punto negativo è questo. È carino perché ti puoi magari vedere l'interazione che fa da vicino. Però questa visione un po' storta così mi fa un po' venire il mal di mare. È un po' qua? Ah, qua che dice? Cura debole, andiamo un po' dall'alchimista. Qua c'è stato l'alchimista? Forse sì. Intanto l'abilità. La potenza, questo sarebbe figo. 44 danni, vai. Aumento di grado. Schiodiamo per bene ora. Qui c'è Eva Canta. Lui che vuole che me lo segnala? Me lo segnala o non me lo sta segnalando? Oh, nuova roba, più 14. Intelligenza più 4. Questa invece mi dà più destrezza e volontà. Più 10. Più 2. Si è sbloccato, eh? Ora inizia che c'è roba più interessante. Questo niente. No, vorrei andare al crocevia della città. Servizi, dice pure i servizi che ci stanno. No, vabbè, ecco, mo Dani, ti faccio vedere. Intesa come muta forma. Noi incantatrici intendevo come proprio incantatrici, cioè proprio le incantatrici, le maghe.
Paris. Ok. Sta a vedere le cose sulla chat, mi ha dato dei pop-up. Ok. Volevo andare dalla Enchanter. Questa sta qua. Mercante armature, armi, anelli e amuleti. A parte che mi sa che anelli e amuleti ci posso andare, adesso sto a livello 10. Andiamo a vedere. Ciao, tu come si chiama? Topper Harley. Come? Harley. Allora, qua possiamo vederci. Chanter, dove sta? No, la tipa. Anelli e amuleti, dimmi. Allora, vedi? Si apre un nuovo capitolo. Siamo a 5.000, quindi me ne potrò comprare uno. Questo è il più forte, mi sa. 5.200, ci spendiamo tutto, va bene. Resistenza al freddo e resistenza a ombra. Furia max più 2. Danni ai nemici vicini. Resistenza al veleno, resistenza all'ombra. Interessante. Danni ai nemici 2, non mi interessa. Vita massima più 3. Oddio. Danni ai vicini. Resistenza all'ombra e veleno. Interessante. Vai, preso. L'altro anello dobbiamo aspettare. Però intanto ce lo piazziamo qui. Equipaggia, top. E si va alla grande. Si procede. Questo è il livello 25 già. Madonna, in beta 25 ho giocato parecchio. Vabbè, però in fondo ho fatto i primi 10 livelli molto velocemente. Abbiamo messo 2 ore e mezza adesso. L'altro giorno, vabbè, abbiamo giocato un'oretta così, giusto per vedere come iniziava. Qui invece I need my companions to il leader player prima lo chiedeva. Qui puoi cambiare per eseguire la lezione. Essere presente nel tuo gruppo, ah ok, devi essere vicino al gruppo, però comunque là essenzialmente puoi cambiare invece il livello di difficoltà. E che altro posso andare a trovare adesso? La tipa, stalliere ancora non se ne parla, missione prioritaria, potenza, ah questa è interessante, qua, questo volevo fare. Levo un attimo Discord. Tarà, mixer. Ok, però così vedi, rientra lo stesso. Ah no, infatti ho levato il game. Così, così non si dovrebbe più sentire ritorno. Ah, che cosa fantastica. Devo cercare di risolvere questo problema. Ancora non ci sono riuscito, ma probabilmente solo perché siamo molto vicini. Andiamo a vedere la decoratrice che ci può potenziare la pozza principale. Che comunque non fa mai schifo. I want to increase the power. Certo! Certo, voglio implementarla e farla diventare molto, molto, molto forte. I expect you'll also want some of my elixirs. But let's focus on your healing potion for now. Siamo da una pozione di cura decente. I have some extra materials we can use this time. If you want to improve your healing potion further or craft any elixirs, you'll need to source your own ingredients. No more water for me. I will not leave these walls. Never again. Ah, aiuto. Allora, è possibile potenziare l'efficacia della tua pozione di cura presso l'alchimista. Quello ho intuito. Il potenziamento richiede oro ed erbe. Bene. Raccolto in giro per il mondo. È possibile aumentare le cariche della pozione di cura guadagnando fama. Vi conoscete? In ciascuna regione Sanctuarium. Puoi visualizzare la fama della regione sulla mappa. Fico, la fama. Interessante, interessante la fama. Quindi potenzia, vai, vai, potenziala. Adesso ci potenzia perché è livello 10, la prossima è livello 20. Ti dà la pozione sempre più forte. Sì, me lo ricordo che era... Sì, me lo ricordo, nell'altri era veramente tu avevi, soprattutto mi ricordo Diablo 3 che c'avevi qua degli scompartimenti con le pozze e potevi cambiare la forma e a seconda della forma che c'avevi era più forte, semplicemente.
Volevo dire, c'è un 58 di vite, te ne chiede 2, procediamo. La prossima è livello 20. Ottimo. Beh, con una pozza ancora più forte mi sento veramente imbattibile. Visualizziamo le sfide. Qua è il pannello delle sfide, mescola. Potenza di pressione alchimista di cura. Ok, queste sono varie cosette che possiamo fare per sbloccare dei premi probabilmente. C'è il nemico elite 3 su 3. Qui lo possiamo sbloccare? No. Dobbiamo fare il terzo forse. Azione amichevoli, completa un evento locale all'interno di un gruppo. Top. Ti spinge a stare comunque in gruppo. Guarda, in più ho fatto... Eh? No, sì, ho scherzato, ho fatto... No, vabbè, dico, possiamo anche bloccare, io dico... O volevi ancora giocare? Cioè, dipende. Domani abbiamo una giornata lunga. Controlla sta cosa, comunque. Basta, presta pochissimo. Io sono andato un po' avanti, ho fatto livello 10, ho livellato quel tot e mi serviva per... Che ha fatto a livello 10? Ti ha sbloccato altro? A livello 10 ti dà, vabbè, a parte l'abilità in più ti dà anche la possibilità di potenziare la pozza. Quindi sono tornato alla città principale. Faccio. Va bene, allora vediamo. Beta Access Diablo 4. Dal 24 al 26 marzo, quindi comunque... Ma secondo me comunque fino alle 5, ma non lo so, può essere pure che domani qualcosa ci sia. Ma alle 5 del pomeriggio e 5 di notte. Di pomeriggio. What have you been getting yourself into, huh? Ma perché era dalle 5 del... Look, you live or die by the quality of. Quindi tu dove sei andato a fare danni? Al 10 ci voglio arrivare almeno. Guarda, stai un passo, ci fai un attimo la città, tira fuori, tira giù due nemici qualsiasi. E attorno alle città principali ci sono delle missioni principali che ti danno la possibilità di aumentare. Un'altra cosa che ho scoperto inoltre è che il fatto che per la città principale, per cambiare il grado di difficoltà, se sei in gruppo devi stare vicino. Cioè non è che puoi cambiare, capito, stai in giro magari in missione e cambi il grado così. Oh, come il portale cittadino si chiuderà, ma non voglio che si chiuda. Allora, vediamo. Carino, qua ti mette anche il tipetto che interagisce con te. Ripara. Vediamo se c'è da riparare. 100, 100. Non si rompe niente. Ah, mi sono comprato anche un anello. Resistenza ombra 7,6. Resistenza veleno 7,6. E danni ai nemici vicini 3. Ah, perché te l'ha sbloccato. Danni ai nemici vicini 3,5. Botto. Dai che mo. Vabbè, faccio subito sembra... 10 e ritorno. Ok, sono a livello 10. Niente, rotto. Come si deterioreranno? Forse è tanto tempo. Comunque vediamo, può aumentare la potenza dei tuoi oggetti potenziandoli. E non so, voglio potenziare un'arma. 97-195. Se due sono praticamente uguali. Vediamo. Da potenziare. 7500. Ulala, servono dei soldi. Mi trovo spazzato, dottore, mi piacerebbe fare questo upgrade, ma attualmente non mi trovo... Ah, questa è un'altra bellissima cosa, non sono sicuro che prima si potesse fare. Per un pezzo d'oro quanto mi chiedi? Ah, solo le pelli mi chiedi? Ma noi andiamo molto più d'accordo ora così, dottore. Comunque, se potevi mettere direttamente gli oggetti che c'è addosso, non mi ricordo questo dettaglio. Comunque dai, potenziamo. Ah, più 2005 sopra. Ah, dici che... Non lo so, non me lo ricordo sinceramente. Lei, dottore... Sei un po' avido, dottore. Niente, per potenziare devo fare un po' di soldi, quindi dobbiamo andare in giro. Quindi almeno un altro 20 minuti, mezz'oretta di roba. Quindi vediamo se c'è altra mappetta. Qui che c'è? Estrazione e infusione. Parla con Dermin. Vai. Arrivo subito. Parlo anche con te, così ci leviamo anche questa missioncina iniziale. E comunque ci dà XP, vale a buttare. Eccoci qua, slalom tra le case. Bellissimo, bellissimo comunque, guarda. Poi non so se l'hanno fatta apposta, ma ho giocato tanto con Immortal che veramente era... Cioè anche solo la città principale ti vedevi da tanto più in alto. Boh, non mi faceva proprio impazzire. Però lo giocavo perché dico, vabbè, tanto mo esce Diablo 4 e pensando abbiano giocato poco su questo. Però è allucinante perché questo è 10 volte più bello di grafica. Quindi
non so, è una sensazione bellissima, cioè piacevole. As I'm sure you know, even seemingly mundane objects sometimes contain great power. Danilo, tu hai più che ragione, è che io non riesco a staccare dal gioco ragione, in questo momento, sì. Non posso dirgli addio in questo momento, quindi giocheremo un altro po'. Eva ha fatto i suoi auguri, e vediamo dove ci porta questa missioncina. Not that I would ever dream of such a thing. Certainly not within earshot. Buonanotte, bro, bello. Bacioni, grazie sempre del sostegno. Oh, se non hai... Ah no, sì, sei abbonato Prime, come no. Sei un grande. No, perché non so quando ti scadrà, perché i Prime vanno messi quando è ogni mese, ricordiamolo, non fa mai male. Bene, io non ho seguito assolutamente cosa mi ha detto il tipo. Spero che ho fatto una missione fatta bene. Vediamo un po'. Che devi fare? Non lo so. Interagisci. No, probabilmente devo. Codex del potere. Se io ci metto questo. Ah, queste sono le abilità che ci metti in più. Ok, adesso è tutto più chiaro. Until spring. Va bene, io direi che arrivati a sto punto ci stanno solo altre missioni, ma è lunga. Abbiamo fatto 2 ore e 47 di gioco, penso che quello che dovevamo fare abbiamo ce fatto. Ce la siamo cavata comunque, siamo arrivati al livello 10. Sì, livello 10, bella run, insomma questo è proprio l'inizio, è proprio ti fanno conoscere il gioco, ti ci fanno affezionare. Ebbene, quindi domani è lunedì, è una giornata tosta e lunga. Direi che si può andare con la buonanotte. Vieni qui a salutare, piccola. Vai, parla qua. Sì, l'avventura di Diablo, sì, per il resto ci vediamo. Ci vediamo ogni giovedì. E adesso stiamo lavorando anche per altre date, per personare. Grazie del sostegno sempre, grazie dell'appoggio a tutti e a tutte, e ci vediamo alla prossima avventura. Bye, Golas!